Noi ci troviamo oggi a Napoli all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici per presenziare ad un convegno nel quale faranno parte diverse personalità di spicco del panorama politico e sociale relativo all'approvazione delle leggi regionali nella prevenzione del disagio lavorativo. Tale personalità di spicco, come ad esempio il dottor Antonio Marciano, che è consigliere regionale e questore alle finanze della Regione Campania, e anche il dottor Giovanni Nolfe, responsabile della struttura centrale psicologica da mobbing e disadattamento lavorativo. Il convegno ha lo scopo di portare alla luce una vera e propria emergenza sociale. Benvenuto ai microfoni di TV3 Baiano al dottor Giovanni Nolfe, responsabile della struttura centrale psicologica da mobbing e disadattamento lavorativo ASL Napoli 1. È singolare pensare come l'Italia venga vista, è una repubblica fondata sul lavoro e spesso e volentieri all'interno degli ambienti lavorativi ci sono situazioni di disagio, di scontro, di mobbing. All'interno della struttura di cui lei è responsabile, che rapporto ha con i pazienti? E che supporto psicologico pone in essere? Allora, il rapporto che noi abbiamo con i pazienti che vengono da tutta la regione Campania e qualcuno anche da regioni esterne alla Campania è quello innanzitutto di ascoltare il disagio lavorativo e poi cominciamo un percorso che dura almeno 6 mesi, fino ai 12 mesi o anche oltre, dove cerchiamo innanzitutto di comprendere le problematiche psicologiche o le franche patologie psichiatriche che ci sono. E quindi iniziamo un percorso che è innanzitutto un percorso di cura, che è un percorso di cura sia di tipo psichiatrico, farmacologico, sia di tipo psicologico, di sostegno psicologico, di psicoterapia individuale e di gruppo. E all'interno di questo percorso di cura, al termine di questo percorso di cura, quando ci viene richiesto, facciamo anche una valutazione medico-legale con l'individuazione di un nesso di causalità tra la patologia e la situazione lavorativa, che poi può essere spesa, ad esempio, poi utilizzata dal paziente in ambito medico-legale, in ambito legale. Questo è più o meno il quadro in cui noi operiamo. E dal punto di vista delle politiche, quindi della regione, quanto è importante l'approvazione delle leggi contro il mobbing? Beh, è determinante. In termini di legislazione, il mobbing, la definizione e la legge contro il mobbing è di competenza dello Stato centrale, quindi le regioni non possono entrare in questo senso, però possono organizzare il sistema sanitario, innanzitutto a poter accogliere con maggiore capillarità e competenza, devo dire, questo tipo di problematiche che sono psichiatriche, ma qualche volta sono anche della patologie organiche, patologie fisiche dei nostri pazienti, e quello di creare attraverso gli sportelli periferici, diffusi un po' in tutta la regione, dei centri di primo ascolto, chiamiamolo così, in cui la domanda viene codificata. Poi con l'osservatorio regionale per il mobbing e per il disagio lavorativo si potrebbe avere finalmente una percezione più precisa della diffusione di questo fenomeno e di una epidemiologia di questo fenomeno. Dal sito dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici che generosamente ci ospita in questa sede, e questo per chi ha interesse per la valutazione dello stress lavoro correlato, quindi chi ha interesse a misurare con un termometro più o meno efficace, più o meno efficiente, quella che è la situazione dello stress all'interno delle condizioni organizzative, quindi passiamo dal livello individuale del mondo al livello dell'organizzazione dello stress lavoro correlato. Questi sono dei riferimenti bibliografici che possono essere. Per quanto riguarda gli esiti, vi dicevo che io mi occupo soprattutto degli effetti nocivi, degli effetti, vedo come dire, i danni di questa condizione. I disturbi che noi osserviamo sono disturbi psichiatrici, quindi parliamo di depressione maggiore, parliamo di disturbi da stress e da trauma, parliamo di disturbi dello spettro ansioso, parliamo di disturbi del sonno, degli disturbi psicosomatici. Vi farò vedere un qualche passaggio sugli esiti, sulla funzione cognitiva, sul cognitive impairment che queste situazioni inducono. Naturalmente abbiamo degli esiti a livello della salute fisica. Nei nostri pazienti quasi una buona maggioranza ha problematiche metaboliche, ha disordini della sfera endocrina, ha problematiche cardiovascolari,
peggiora il tabagismo, qualcuno comincia a fare abuso di alcol o di sostanze. Quindi parliamo ovviamente di un sistema di eventi, non è che devono essere presenti tutti, ma molto spesso tutte queste situazioni sono integrate all'interno della... e l'una alimenta l'altra, ovviamente. Abbiamo situazioni sul livello della vita personale, quindi la vita di relazione, la vita familiare. Quanto spesso nei nostri ambulatori osserviamo pazienti che ci portano anche il disfacimento, per esempio, delle relazioni familiari, delle relazioni coniugali, delle relazioni familiari. Quante volte abbiamo dei fenomeni di impulsività, di coniugali, la gente si suicida, oppure qualcuno, la stampa ne fa, tutti ce ne occupiamo. 3 giorni, 6 giorni, 12. Incidenti sul lavoro, esiste una vastissima letteratura che ci dice come la condizione di stress lavorativo o il disagio psichico aumenta incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro, il pericolo che fuoce dal lavoro. Un'altra area importante sono i costi economici. Vi dicono non vi occupate della qualità del lavoro, perché l'importante è avere un lavoro. In una situazione di danno economico, di economia sofferente come questa, ma che volete che c'è proprio dello stesso lavoro, colleghi che vengono ad altre province. Credo che questo tipo di call sia stata ben poco ascoltata nei nostri dipartimenti di salute mentale. Si combatte lo stigma, questo va bene, la salute mentale per gli esordi dell'adolescenza, questo va stra bene, la prevenzione del suicidio, siamo d'accordo, la salute mentale nei luoghi di lavoro sfuma, svanisce come elemento programmato. Ci sono diversi studi sul suicidio e la morte sul luogo di lavoro, canadesi, australiani, tedeschi, giapponesi con il karoshi, inglesi soprattutto legati alla disoccupazione, sull'ideazione suicidaria in Italia e in Svezia, che ci danno una dimostrazione che il rischio suicidario legato al disagio lavorativo è anche questo un dato ormai abbastanza conclamato. Perché non dovrebbe avere molto senso dire noi dobbiamo risparmiare, quindi non ci possiamo occupare di come voi lavorate? Perché tutto questo, come diceva Marcello all'inizio, è un costo. Ora si possono molto discutere i dati, però questi sono dati della comunità europea, questi sono dati che dovrebbero essere legge. No, sì, perché se è legge la stabilità finanziaria dovrebbe essere legge anche lo studio della Comunità Europea su quanto il disagio lavorativo costa a una società in termini di 3% in Olanda, in Spagna lo 0,12% del PIL soltanto per i costi legali del solo mondo. Quindi parliamo, quando noi diciamo occuparci di questa cosa, è una cosa che eticamente deve essere fatta e già questo basta, ma è una cosa che anche economicamente conviene alle società e questo dovrebbe un po' farci riflettere ancora un pochettino di più. Ovviamente i costi economici sono legati all'assenteismo, al presenteismo, al ritiro precoce dal mondo del lavoro, ai costi sanitari, ai contenziosi legali. In Europa qualcuno dice la perdita di prestigio di un'azienda in cui avviene il mobbing. Ovviamente questa è la cultura del lavoro a cui siamo ancora un po' distanti, nessuno di noi pensa proprio alla perdita di prestigio dell'azienda quando ci sono molti casi di contenziosi legali. E questo ci dà, e qua vado proprio a concludere, e quindi finisco, vi annoio più. Altri studi ci dicono che il 13% della varianza, cioè il PIL e l'aspettativa di vita nei paesi europei a 31 paesi, a 31 nazioni, abbiamo la possibilità di vivere il 13% in più o il 13% in più e abbiamo la probabilità che il nostro PIL aumenti o diminuisca del 13% in relazione alla variabile della condizione di lavoro. Altri studi europei, se voi investite un euro nella prevenzione, nel trattamento, soprattutto nella prevenzione di questi fenomeni, come società te ne tornano da un più 0,81 euro a un più 13 euro, quindi 13%, 130% di rendimento non è male come programmazione socio-economica. Tutto questo
ci dà ragione anche del fatto che questo tipo di meccanismi permettono, con il nostro intervento, non far sentire queste persone sole. La percezione dell'isolamento sociale è una delle variabili che maggiormente si collega alla sopravvivenza, come i nostri disturbi dell'assetto lipidico, come i nostri disturbi metabolici, come il fumo di sigaretta influisce sulla nostra durata di vita, allo stesso tempo il sentimento di isolamento delle persone influisce sulle nostre prospettive di vita. Insomma, in questo senso io volevo dire che dobbiamo dare retta a Antigone, dobbiamo dare retta a Milo, cioè non accettare che un'idea, in questo caso anche un po' falsa, di benessere generale, di convenienza generale, vada a scapito dei singoli. E quindi, se noi tutti diventiamo un pochino più Antigone, forse io tengo questo servizio in piedi anche perché mi sento un po' Antigone e questo mi fa vivere meglio il mio lavoro, credo profondamente. Forse se noi riuscissimo, come dire, a far proliferare, questo potrebbe essere un aspetto positivo anche all'interno di una legge regionale come questa. Io vi ringrazio per l'attenzione, scusatemi per il tempo. Che sia stato apprezzato è indubbio, che abbiamo imparato tante cose, altrettanto indubbio c'è Blasi che vuole dire, e sì che io lo mangio il microfono. Diamo un momento ancora la parola al dottor Blasi. Allora, volevo semplicemente osservare qualche osservazione rispetto a questi dati così drammatici, secondo me, che però non trovano un'adeguata risonanza nella percezione collettiva. Io volevo dire questo, che buona parte delle persone traumatizzate, quindi il trauma da loro subito diventa autonomo, per cui io sono certo, senza fare studi radiologici, che alcuni danni neurologici legati al trauma sono irreversibili, proprio perché dal punto di vista psichico molti traumi si autonomizzano dalle loro cause, quindi passato c'è una soglia di non ritorno. Se io subisco un trauma, questo trauma viene rimosso rapidamente, io posso tornare allo stato di restituzione ad interim. Se io supero un confine, entro in una terra di nessuno, nella quale il trauma diventa del tutto autonomo e si automantiene in un circuito vizioso assolutamente irreversibile. Uno. Due, volevo ricordare poi a tutti quanti noi, a me stesso in primo luogo, che alcune situazioni, se non tutte, ma alcune situazioni di mobbing rientrano tranquillamente nella tipologia della tortura. La legge sulla tortura è stata approvata, esiste, il codice penale è stato cambiato, quindi da un certo punto di vista, visto che non si riesce a fare la legge sul mobbing, io ritengo che alcune situazioni, neanche le più estreme, ma insomma almeno un buon 50% di situazioni di mobbing dovrebbero essere affrontate da chi le valuta e da chi le giudica sulla base della legge sulla tortura. E poi per quanto riguardava le giustissime osservazioni sul medico competente, che diciamo sarebbe poco competente appunto su queste tematiche mobbing, ahimè, a me viene in mente un'altra cosa. A me viene in mente che forse il medico competente è fin troppo competente, solamente che il problema è la committenza. Fin quando il medico competente ha la committenza dal datore di lavoro, con tutto il rispetto, siccome siamo abbastanza ancora l'ippocampo del quanto gravemente lesionato, insomma, funziona, ma non prendiamoci in giro, ma cosa dobbiamo formare questi medici competenti? I medici competenti sanno benissimo, ricevono degli ordini, la cultura del mobbing è molto diffusa soprattutto tra i cacciatori di teste,
cioè tra quelli che devono cacciare le persone. Allora, come esiste, come dire, il corrispettivo del NOF, allora esiste un NOF che studia per contrastare il mobbing, esistono persone che invece studiano il mobbing e utilizzarlo al meglio. Quindi io non penso che ci sia una, come dire, una sottovalutazione, io penso che ci sia invece una estrema valutazione sulle tecniche di tortura del mobbing, che però vengono sapientemente occultate, e quindi forse il lavoro sarebbe quello, oltre, diciamo, a diffondere questi concetti fondamentali, anche a sgamare chi utilizza le tecniche di tortura sul mondo del lavoro in maniera. Grazie anche di questi commenti. Qual è quello, se questo funziona? Prima di dare la parola al presidente Cordato, voglio rivolgermi sempre ai giovani, poi devo fare le tesi alla fine del triennio. Quando cade una legislatura, tutte le leggi, in qualsiasi punto abbiano raggiunto di discussione, cadono. All'inizio della legislatura c'è una bella rincorsa a presentare di nuovo le leggi per far vedere che si sono presentate. Allora, qualcuno di voi, insieme a Adolfo, insieme a Blasi, insieme a Cordato, prepari una tesi su che tipo di legge ci vorrebbe, e poi appena incomincia il Parlamento nuovo, a qualche deputato che conoscete glielo rifilate, affinché incominci dall'inizio della legislatura un dibattito, e soprattutto se viene da studenti universitari, da un'università e anche in campagna dove c'è già la legge, si mette in moto un meccanismo operoso per far conoscere le cose. Tocca a ciascuno di noi muoversi, le cose non si muovono da sole. Come inoltre vi ha raccontato tutte le indagini, le ricerche, le pubblicazioni in atto, tutti noi per le nostre competenze abbiamo da fare altrettanto. Quindi soprattutto ai giovani chiedo di impegnarsi. C'è il rapporto col sindacato, il rapporto con i medici, il rapporto con le associazioni. Datevi da fare, che potreste diventare protagonisti in una bella avventura, perché come avete capito non stiamo parlando di fatti teorici. Avete cominciato la mia presentazione dicendo che parliamo di fatti drammatici che riguardano le vite personali e le relazioni sociali. A te, Enzo. Grazie. Allora, intanto io ho preparato un certo tipo di intervento e poi un po' lo seguirò, però le sollecitazioni sono state così importanti, così belle, così forti che devo iniziare in un altro modo da come avevo pensato. Intanto devo ringraziare il consigliere Marciano, non solo perché è stato il primo presentatore della legge che è stata approvata in campagna, ma anche per come l'ha motivata qua. È difficile sentir parlare di etica del lavoro oggi, è difficile sentir parlare dell'impegno sociale in merito a questo problema oggi. Invece lui ne ha parlato, è stato estremamente, mi dispiace che è andato via, perché insomma lo ringraziavo prima che andasse via, ma insomma credo che sia estremamente importante riuscire a recuperare questi due aspetti, il discorso dell'etica sociale, dell'etica sul lavoro e il discorso dell'impegno sociale. Intanto dico a tutti, tecnici e non tecnici che sono in questa stanza, che se noi releghiamo il problema del mobbing alla realtà, all'uso che ne può fare, il supporto che può dare il tecnico, psichiatra, psicologo, giurista o quant'altro, stiamo sbagliando. Per questo come AIBEL abbiamo forzato molto la mano sulle leggi regionali, abbiamo anche contribuito in parte a definire i contenuti di questa legge in Campania, come l'abbiamo fatta nel Lazio anche se in questo momento è bloccata, come l'abbiamo fatta in Sardegna, come in qualche modo stiamo cercando di farlo là dove siamo presenti. Perché è importante capire che la società si deve prendere l'impegno di fare una battaglia contro il disagio da lavoro e il mobbing.
altrimenti nel nostro chiuso degli studi pubblici o privati, io ovviamente preferisco parlare dei centri pubblici, siamo isolati. A Roma, tanto per capirsi, nel Lazio, il centro della ex Roma è stato chiuso dopo la morte del, purtroppo, del collega che animava il centro della Roma. Il centro del Sant'Andrea è stato chiuso dopo la morte del professor Monaco. Il centro della Roma D, dove io ero presidente, è stato chiuso dopo che io sono andato in pensione. Quindi la logica è chiudere, 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 per un discorso forse di, legato alla spending review, ma non ci credo che è legato alla spending review. Credo molto di più al fatto che non c'è una volontà politica di dare seguito a un processo che è quello di umanizzare e di sostenere e tentare di prevenire il disagio del lavoro e sostenere chi in qualche modo soffre nell'ambito del posto di lavoro. Oggi come oggi, nella deregulation totale che c'è, visto le leggi che sono state approvate, non voglio dire giusto, sbagliato, non mi interessa questo, ma la deregulation che c'è sul lavoro, è importante costruire dei capisaldo, capisaldi dove in qualche modo le persone possono riscontrarsi, trovarsi e avere un sostegno. È fondamentale questo aspetto. Per cui grazie all'intervento del consigliere Marciano, ma grazie anche all'intervento di Maria Pia Garavaglia, perché ci ha ricordato ancora una volta che è un problema sociale, ma che è un problema di tutti noi, per cui non possiamo delegare al tecnico, non possiamo delegare in qualche modo al politico per fare le cose, dobbiamo essere presenti attraverso la nostra competenza, la nostra la formazione che in qualche modo dobbiamo fare, ma anche il fatto di essere animatori di un processo che deve crescere. Quindi questo credo che sia alcuni degli aspetti che questa mattina sono stati presentati, senza poi ovviamente ricordare tutto il bellissimo intervento di Norfe, che in qualche modo è entrato a gamba tesa, viene da dire, dentro il problema, spiegandoci con grande competenza un percorso di esperienze. Oggi pomeriggio ne sentiremo altre di esperienze, credo comunque estremamente importanti, di alcuni centri e di alcune realtà che animano il problema in questo paese. Intanto proviamo un attimo a capire che cos'è AIBEL. AIBEL, l'Associazione Italiana Benessere del Lavoro, nasce il 3 dicembre del 2011, un anno circa dopo che è stato eliminata l'ISPES. Qualcuno già ha parlato di questo, è stato non un gravissimo errore, di più, perché in qualche modo dando competenze di studio e ricerca all'INAI, che è viceversa un ente assicurativo e che in qualche modo viceversa deve avere, doveva avere un alter ego che spingesse verso un approfondimento delle problematiche sulle problematiche del lavoro in generale, ma sono ovviamente in questo caso sulle patologie stesso-lavorate. Per cui ovviamente l'INAI non sa che cosa farci dell'ISPES, non sa che cosa farci del network dell'ISPES, che è stata un'esperienza estremamente importante, che ha messo insieme a confronto e ha costruito la rete dei centri che si occupavano, universitari e delle ASL che si sono occupati, che si occupavano e che continuano di casi a occuparsi di questo problema. Per cui il 3 dicembre ci siamo presi la responsabilità di iniziare un percorso. Certo, non siamo un ente pubblico, siamo un'associazione privata, però abbiamo cominciato a recuperare una serie di realtà che in qualche modo comunque avevano già collaborato. Non tutte, perché ovviamente non tutti si sono riconosciuti in questa realtà, molti non hanno, alcuni non hanno percepito l'esigenza e il bisogno, per cui siamo comunque andati avanti. Qual è stato il nostro compito? Ovviamente di recuperare la rete, di recuperare le esperienze, di fare ricerca per quanto ci è stato possibile, di fare informazione e divulgazione, ma anche di pensare ad un modello diverso legislativo. Abbiamo
nel tempo fatto una quantità infinita di momenti, anche qui un anno e mezzo fa circa abbiamo fatto il terzo dei nostri workshop con cui abbiamo studiato sistemi e modelli per andare a modificare degli aspetti legislativi o a proporre aspetti legislativi nuovi. Abbiamo fatto delle proposte che credo siano state molto importanti, proposte che sono state portate in visione ad alcune realtà politiche, purtroppo senza molto ascolto, però due visioni che ci hanno condotto da una parte a rivedere la legge sulle esigenze di lavoro, la 81 e la 106, la modifica dell'81, perché sappiamo perfettamente che quella legge, l'81 modificata dalla 106, l'articolato riferito alla sicurezza del disagio del lavoro è stato in qualche modo buttato lì in quanto dare seguito a quanto aveva già definito nel 2004 la Comunità Europea. Per cui ci siamo trovati una legge che non rispetta in modo adeguato e fino in fondo la lettura del problema del disagio del lavoro. Se voi con attenzione riguardate questo aspetto, vi rendete conto che non c'è un collegamento tra il processo organizzativo, cosa che in qualche modo l'articolato proposto nel 2004 dall'Europa lo dava come elemento determinante e fondante, l'aspetto organizzativo e la dimensione del disagio individuale. A chi viene relegata la competenza della valutazione sul disagio? Al medico competente nell'articolo 28. Nell'articolo 15 si parla genericamente di valutazioni ergonomiche e dei processi organizzativi e non si fa un linkaggio preciso, chiaro, un collegamento preciso dal fatto che se una persona sta male è perché vive all'interno di un'organizzazione che è patologica e problematica e quindi disfunzionale, come in qualche modo anche Nolf ha detto e anche tutti gli altri che sono intervenuti prima di me. Per cui abbiamo proposto una modifica specificatamente dell'articolo 15, ampliando questo aspetto, dicendo, rendendo più cogente il fatto che bisogna fare questo collegamento, altrimenti l'elemento rimane appeso. L'articolo 28 del medico competente che deve fare una valutazione, io lo capisco il medico competente che poi ha la difficoltà di comprendere e di chiarire. Che cosa fa un medico competente quando va a analizzare le patologie di qualsiasi tipo ad un soggetto? Prende il documento dei rischi, valuta se quella persona lavora all'interno di quella realtà problematica e quindi fa la valutazione sulla base del rischio potenziale di quel soggetto. Ma sulle patologie stressorologiche come fa a farlo se non c'è nessuna valutazione reale del rischio nell'articolo 15 e quindi nel documento dei rischi? Per cui bisogna rendere cogente questo aspetto, mettere insieme, collegare come si fa per tutte le altre patologie. Fino a che non si farà questo, il problema delle patologie stressorologiche rimarrà sempre un elemento appeso che non ha nessun senso. Quindi questo è stato un lavoro che abbiamo fatto insieme a giuristi, economisti, abbiamo fatto tre importanti workshop, una a Firenze, una a Roma e l'ultimo per l'appunto a Napoli nel 2015-2016, primi 2016, adesso non ricordo di preciso, comunque circa un anno e mezzo fa, molto importanti che hanno costruito e prodotto degli articolati di modifica della legge 81 e della 106 in termini estremamente precisi. Ma dall'altra parte anche un altro aspetto c'è rimasto, abbiamo studiato insieme ai nostri avvocati qui in sala, c'è Alessandro Rombolà, insomma altri avvocati che sono all'interno della nostra associazione, ovvero sia il problema della legge sul mobile. Non possiamo continuare a parlare di mobbing se non c'è un corrispettivo che in qualche modo mette in condizione il giurista, il magistrato, il giudice di avere dei parametri, sia in termini di visione civilistica sia in termini di visione penalistica.
cui è importante e fondamentale che si cominci finalmente, dopo tutta una sequela di leggi mai arrivate neanche in discussione alla Camera, di cominciare a fare unità su un concetto, su un progetto e portarlo avanti. Questa è un'indicazione che mi dava prima Maria Pia, io credo che sia estremamente importante riprenderla e batterci per questo. Modifica dell'81 per rendere più cogente questo aspetto della valutazione dei processi organizzativi e ipotizzare dei codici di rischio sulla dimensione, sul rischio psicosociale, e dall'altra parte legge sul nuovo. Questi sono i due aspetti in cui noi ci siamo battuti. Nel frattempo ovviamente ci siamo battuti anche per le leggi regionali, come dicevo prima, perché è fondamentale che la società prenda in prima persona la responsabilità su questo aspetto. Una legge regionale che deve contenere le cose che Marciano ci ha detto e che in qualche modo è proposto anche nella proposta, nella bozza della legge regionale Lazio, purtroppo sicuramente scadrà perché non è mai stata portata in discussione in commissione, e contestualmente ovviamente siamo vicino al rinnovo del Consiglio regionale, per cui non ci sono più i tempi per la sua approvazione. Però alcune cose noi le abbiamo dette in modo chiaro. Una legge deve contenere prima di tutto la dimensione clinica della risposta al problema del disagio da lavoro e morte, quindi patologie stress lavoro correlate e morte, e patologie non incompatibili. Per cui i centri clinici sono fondamentali, perché sennò arriviamo all'assurdo della legge della Puglia, che è una bellissima legge ma non prevede nessun tipo di intervento. Allora voglio dire, io sono anche un po' stufo, come credo tutti questi in questa sala, di parole. No? Quindi centri clinici fondamentali, un centro clinico di riferimento che sia l'elemento determinante, che cura anche tutta l'informativa e la statistica del problema, la dimensione sociale, ovvero sia i centri di ascolto come elemento determinante e fondante, che non possono più essere centri che nascono così sulla volontarietà delle persone, ma devono essere centri riconosciuti. E quarto, il problema della sensibilizzazione, che deve essere legata all'aspetto formativo da una parte, ma anche all'aspetto del premiare le buone pratiche delle aziende, per cui dare un incentivo uscendo fuori dalla dimensione di chiusura. Quindi questo è il nostro impegno, continua ad essere il nostro impegno. Siamo una piccola associazione che però ha lavorato insieme ad altre associazioni importanti, l'associazione SNOP per quanto riguarda sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di Milano, con Medicina Democratica, con altre realtà che in qualche modo con cui abbiamo fatto rete. Ora, alcune altre cose, ritorno un po' nell'intervento che avevo immaginato. Intanto mi sembra importante leggere questa io uso molto le citazioni perché mi avviso sono una metafora molto importante, spesso riescono a far capire molto di più delle parole dell'oratore. E questa citazione di Michel Crozier, che è un economista, un sociologo che ha molto studiato questo tipo di problemi, dice una cosa fondamentale: la vecchia teoria dell'organizzazione scientifica del lavoro consisteva nel concepire il pensiero organizzativo solo attraverso strutture e procedure. Oggi si scopre che lo spirito umano è il migliore strumento di integrazione che permette di affrontare la complessità. È una frase io trovo illuminante, perché finalmente qualcuno, e non solo lui ovviamente, torna ad una visione più complessa, ovvero sia non è più uno studio tecnico dell'organizzazione a permetterci di capire che cos'è un'organizzazione, ma è uno studio complesso dell'organizzazione, dove non ci sono soltanto procedure e strutture, ma ci sono le persone che vivono nell'organizzazione, che sono un elemento determinante e fondante del processo stesso. Non solo, questa è un'altra frase che io cito sempre, e c'è anche che è di Adriano Levetti, che mi sembra che in assonanza con quell'altra dà il senso dell'etica del lavoro.
lavoro. E dice: la fabbrica fu quindi concepita alla misura dell'uomo, perché questi trovasse nel suo ordinato posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenze. Quindi questi sono due aspetti importanti e fondamentali per riuscire a capire che oggi un'organizzazione non può essere vista come una macchina, il metodo scientifico, in cui, vi ricordate, la catena di montaggio, tempi moderni, in cui si cambia un pezzo perché si è rotto e la macchina riprende a funzionare. Non è più così, e lo sanno anche gli imprenditori, perché ovviamente ormai non si lavora più con la catena di montaggio, come logica, anche in sanità non si lavora più con le competenze specifiche, ma si lavora in equip, si lavora con le procedure comuni e quant'altro. Oggi un'organizzazione, un sistema a livello, in grado di reagire agli stimoli interni ed esterni, con una sua dinamica di sviluppo che può seguire percorsi evolutivi e regressivi, o regressivi, quali possono garantire una salute ottima oppure una salute cagionevole. Si riconosce per le sue potenzialità peculiari, ha bisogno di essere nutrita per funzionare ed ha una sua capacità di comunicazione. Il sistema vivente riesce a dare una rappresentazione di sé, un sistema vivente può anche morire. Quindi noi dobbiamo entrare nella logica oggi che una realtà organizzata, un sistema che vive, dove dentro ci sono le persone, e questo fa riferimento a una serie di teorie, la teoria sistemica, ma anche la seconda teoria della cibernetica, che sono elementi importanti che fanno capire come l'elemento dell'organizzazione, dove esistono le persone, è un elemento dinamico, vivo, che reagisce e agisce e pensa. Faccio alcuni salti, scusate. Che cosa è successo invece in Italia? Perché questo bisogna dirlo. La nostra cultura, una cultura che nasce dalla microazienda in economia, e questo è un elemento non del tutto positivo, perché ovviamente non garantisce un futuro. La microazienda ha l'esigenza e il bisogno di campare, non ha l'esigenza di produrre con una visione complessiva e globale. Però la nostra economia è stata molto spinta sulla microazienda. E qui cito un'altra frase, due prossime frasi credo siano importanti, e poi dico. E una è di John Fitzgerald Kennedy, che dice: il massimo della stupidità si raggiunge non tanto accannando gli altri, ma se stessi sapendo. E la seconda frase di un certo Seth Godin, che è un personaggio del mondo dell'economia estremamente bizzarro, ma anche un gran pensatore a mio avviso, dice: le organizzazioni che hanno bisogno di maggiore innovazione sono proprio quelle che fanno di tutto per impedire che la si attui. È un paradosso, ma quando si riesce a scorgerlo è possibile cogliere una fantastica opportunità. Che cosa voglio dire in questo? In che cosa si è evoluto poi l'81 e la 106? Ci avete mai pensato? Bene, nel pacchetto INAI. Allora, sono gli stessi imprenditori che dicono: ma è possibile che nella mia azienda non c'è nessuno che sta male, neanche il front office? Perché si è costruito un sistema tecnico che serve a non rilevare il danno. Perché c'è più un'attenzione nei confronti dei poteri. Scusate, purtroppo una cosa molto, molto abusata in questo periodo, ma io la dico, dei poteri forti a discapito delle persone che lavorano. Voi sapete il sistema INAI in che cosa consiste? Consiste in una prima fase di valutazione che viene fatta esclusivamente sui fattori soggettivi. Oggettivi. Gli eventi sentinella. Vi faccio un esempio per farvi capire come non sono oggettivi questi eventi sentinella. Se voi andate in un ospedale
e analizzate le problematiche del personale di un pronto soccorso e contestualmente le problematiche di un personale di un servizio di oculistica, vi rendete conto che la maggiore percentuale di assenza e per malattia, anche di carattere psicologico, non è al pronto soccorso, dove sicuramente c'è una situazione più problematica, ma è all'interno proprio delle parti a meno incidenza di emergenza. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che il processo organizzativo dell'impegno lavorativo degli operatori del pronto soccorso vince qualsiasi tipo di problema. Per cui quell'evento, assenza per malattia, diventa estremamente soggettivo in riferimento al modello organizzativo che stiamo analizzando, per cui non è assolutamente oggettivo. E poi che cosa si fa? Che cosa fa il sistema INAIL? Fa una valutazione con il questionario che viene compilato esclusivamente dai tecnici, quindi dall'RSVP, dal medico competente, punto e basta. Allora è un sistema a risposta binaria, sì o no. Allora noi sappiamo perfettamente che se io devo dire hai fame sì o no, ma se io devo dire qual è la qualità della mia fame, io non posso rispondere con un sì o con un no. Per cui la stragrande maggioranza degli elementi che vanno analizzati con quel sistema binario è un sistema di qualità definibile secondo dei concetti. Quindi che cosa significa? Che quel questionario binario implica l'effetto, come viene detto, pavimento o soffitto, ovvero sia o tutti sì o tutti no. Guarda caso, i sì e i no sono articolati sulla base di quanto mi deve dire, di che cosa voglio far rilevare a quel questionario, ovvero sia che quel sistema è perfetto o comunque sta bene. Io sono stato chiamato all'ESSO, in alcune aziende dell'Emilia Romagna, dove c'erano dei problemi grossissimi e dove, di tipo personale, soggettivo, individuale, con sofferenze, eccetera, e invece il questionario, il metodo INAIL gli aveva dato un codice verde. Quindi questa è una dimostrazione di come in Italia il tutto si è costruito per determinare l'effetto Pinocchio, ovvero sia la cucina su questo tema. Allora per questo io sono estremamente arrabbiato e per questo quando avvengono queste cose come l'approvazione della legge Campani divento miriani, perché questo vuol dire che c'è ancora una realtà. Adesso ce n'è un'altra di legge, adesso non ricordo quale regione, che sta per essere approvata, la Basilicata, che volevamo invitarla, ma poi credo che alla fine era troppo tardi per invitare. E il proponente si è dimesso dal consiglio di quindi, voglio dire, c'è qualcuno che ancora crede a quello che stiamo dicendo. E infine, andiamo con questa ultima frase sempre del grande Olivetti, io lo amo tantissimo perché è un imprenditore che ha dato veramente una visione, non solo lui devo dire in quegli anni, ma ha sicuramente dato una visione importante, dove la dimensione dell'etica del lavoro, quindi del rispetto del mondo del lavoro e delle persone che lo abitano, è stata fondamentale. Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia di capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte, solo allora diventa un proposito. C'è qualcosa di infinitamente più grande. Grazie. Grazie. Chi conosce bene la materia si appassiona davvero, abbiamo bisogno di appassionare tante altre persone. Adesso cediamo questo tavolo a persone che vivono della sanità pubblica con tutte le difficoltà della sanità pubblica, ma anche con la passione altrimenti non resisterebbero. Alessandra Esposito, Elisabetta Riccardi, Maria Trassi e Umberto Carbone. Lo lasciamo per tutti perché è la prima volta che diventa di genere un po' più spostato il tavolo.
grazie di essere qui. Buongiorno, diamo il benvenuto alla dottoressa Maria Pia Garavaglia, presidente Istituto Superiore Studi Sanitari Cannarella Roma. Sì. Buongiorno a tutti voi, grazie di avermi ospitato alla vostra televisione. Allora, oggi durante il convegno si è parlato di mobbing. Il mobbing può manifestarsi attraverso mobbing orizzontale, mobbing verticale e anche in diversi luoghi, luogo scolastico, ambiente familiare, ma soprattutto quello lavorativo. Cosa si sente di dire alle persone che ci guardano, soprattutto alle donne, anche se comunque è un fenomeno che colpisce anche gli uomini, quando si trovano vittime di un disagio così importante, soprattutto all'interno dell'ambiente lavorativo? Oggi mi pare che complessivamente, anche a causa delle molestie sessuali, si sia imparato a non vergognarsi di denunciare le molestie di ogni tipo. La molestia è una vessazione della propria dignità, è un farci sentire minori, quindi intanto dobbiamo tutti noi, tutti i cittadini, avere un tal rispetto di sé e degli altri per far che ci ricordiamo che ciascuno di noi ha gli stessi problemi. Quando vedo una persona in strada devo ricordarmi che ha i problemi che ho anch'io e magari sorriderle, perché serve anche dimostrare che c'è una empatia con le persone. Secondo, il lavoro è molto modificato rispetto a quello dei miei genitori, quella della generazione precedente. Nel lavoro ci sono ancora meno di quanto dovrebbero esserci, ma più donne. Quindi ci sono un carico di problemi sia personali e familiari che quelli creati nel luogo di lavoro che ci devono far pensare. Per cui la prevenzione primaria è l'organizzazione stessa del luogo di lavoro. C'è un'organizzazione secondaria che è una diagnosi precoce, che non è solo dei tecnici. La diagnosi precoce è anche la capacità di vedere in uno sguardo, in una tristezza, in una profonda depressione qualche cosa che non va. Quindi, primo, stiamo attenti ciascuno. Quando siamo nel luogo di lavoro esiste il sindacato, esiste il medico competente, esiste qualche persona a cui far riferimento, perché non si può non denunciare, perché sopportare per sé vuol dire poi sopportare per tutti. Se lasci andare una piccola cosa poi diventa una grande cosa. Avere il rispetto di sé vuol dire poi avere il rispetto degli altri. Se succede bisogna denunciare, non è fare la spia, non è dell'azione, è rendere migliore che cosa? Il lavoro, che è un diritto e che è legato alla dignità delle persone. Lei è una professoressa, quanto è importante la divulgazione e il sapere che cosa sia il mobbing, cosa siano anche atteggiamenti negativi ai danni dei più deboli? Quanto è importante e quanto incide sulla volontà e soprattutto sul miglioramento di questo fenomeno? Come è noto, se la società si muove, la politica risponde, perché la politica risponde per avere consenso. Quindi il far sapere, il comunicare, significa realizzare una sensibilità condivisa sociale che poi fa presa anche sulla politica. Comunque l'idea base è quella che ha citato lei adesso. Promuovere la conoscenza non è un problema che non ci riguarda o non ci riguarderà mai, perché c'è qualcuno che conosciamo, qualcuno che vive vicino a noi che è vittima. Dobbiamo farci carico di chi non ha la forza, non ha la capacità, di chi ha bisogno di lavorare. La cosa drammatica, tremenda, è che spesso il diritto al lavoro e il diritto alla tutela della salute vengono a confliggersi, ecco, non devono confliggersi. Il lavoro non può rovinare la salute, il diritto alla salute non può impedire di lavorare, quindi ecco perché ci deve essere una consapevolezza sociale diffusa affinché anche la politica prenda le misure per fare che diritto alla salute e diritto al lavoro non siano incompatibili. Durante il convegno abbiamo anche conosciuto un giovane ragazzo di Baiano, Stefano Sorriento, studente di tecniche della prevenzione nell'ambiente e nel luogo del lavoro. Cos'è, Stefano, lo stress lavoro correlato? Lo stress lavoro correlato è una patologia o una condizione psicofisica che insorge nei lavoratori nel momento in cui le richieste lavorative vanno a superare quelle che sono le capacità dei lavoratori, ed è una condizione che è molto facilmente influenzabile da diversi fattori, quali per esempio le richieste maggiormente eccessive a cui i lavoratori non riescono a rispondere in modo adeguato, oppure turni di lavoro massacranti. Ed è fondamentale fare particolarmente attenzione a questa condizione e cercare di prevenire, in modo da andare a migliorare l'adattamento di lavoratori ai luoghi di lavoro, cercando di rendere i luoghi di lavoro quanto più confortevoli ai lavoratori.
A questo riguardo è necessario, a mio parere, cioè, da parte dei datori di lavoro, una maggiore attenzione verso le condizioni in cui si trovano ad operare i lavoratori, al fine di rendere lui di lavoro maggiormente confortevoli, al fine di farli rendere maggiormente nella loro attività lavorativa. Il convegno si è parlato appunto di mobbing, di disattamento del lavoro. Tu, in quanto giovane ragazzo, cosa vuoi fare nella vita per migliorare questa sorta di condizionamento sociale che colpisce ad oggi numerose persone? È necessario e fondamentale da parte del datore di lavoro prestare maggiore attenzione e alla cura dei propri lavoratori, attraverso anche cercando di capire quali sono i loro problemi, nell'andare a ricercare quali sono se hanno dei particolari problemi nel luogo di lavoro, e cercare di risolverli e invogliare e spronarli a dare un maggiore contributo. Ok, allora grazie Stefano per il tuo contributo. Allora speriamo che potrai diventare un datore di lavoro degno di nota. La ringrazio. Ma anche altri medici specialisti, perché quello che è il nostro compito non deve essere limitato all'aspetto medicina del lavoro, ma anche il coinvolgimento dello psichiatra. Se stiamo parlando di ambito disagio lavorativo, dove ci sono problematiche di tipo psichiatrico, ma molto spesso c'è anche la patologia di tipo diverso, gastroenterologico, dermatologico, perché tutte queste patologie correlate al lavoro che riguardano il disagio lavorativo molto spesso si manifestano anche in altre forme. E allora noi chiediamo insistentemente, anche come diverse tipologie di associazioni di medici competenti, che gli altri specialisti ci considerino come punto di riferimento. L'approccio integrato del nostro sportello è proprio questo, cioè unire le nostre forze per poter fornire al lavoratore, ma soprattutto a tutti i cittadini che vogliono svolgere un lavoro in qualsiasi ambiente, un approccio completo e non delle singole specializzazioni. In realtà noi ci siamo tanto specializzati e nell'ambito della stessa specializzazione abbiamo anche raggiunto specializzazioni singole e su piccoli aspetti, ma quello che dovrebbe invece ritornare è quell'altro aspetto, l'aspetto delle consulenze tra gli specialisti, perché la mia formazione può essere d'aiuto, perché in fondo c'era quello che ha inventato, tra virgolette, la medicina del lavoro, che era Bernardo Ramazzini, che ha detto: ricordatevi che tutte quelle persone che vedete lì fuori non sono solo singole persone, ma sono persone che vivono la maggioranza del loro momento della loro vita al lavoro, ed il lavoro che le ha determinato il loro modo di essere, la loro conformazione, il loro fisico, le loro patologie e la qualità della loro vita. Facciamo anche l'altro punto, cioè il lavoratore che viene da voi, che siete tanti specialisti, mandatelo dal medico del lavoro perché possa essere riconosciuta una patologia professionale. Quindi il nostro approccio è anche questo. Grazie. Per la verità io non voglio andare a questa parte, sono molto incuriosita dalle domande perché e come. Allora, intanto mi chiedo per esempio perché si generano dei fenomeni come per esempio quello del mobbing, no? Evidentemente perché si trasformano le condizioni lavorative, ma forse più a monte si trasformano le condizioni sociali, no? Ma forse ancora più a monte ci dobbiamo chiedere se per caso non si trasforma l'apparato psichico, cioè un modo di funzionamento dell'umano. Allora, anche sentendo un po' le cose che si dicevano prima, io penso che per esempio una cosa che si è fortemente trasformata nei nostri funzionamenti gruppali, sociali e anche personali è la trasformazione di quello che Freud avrebbe chiamato una trasformazione della quantità in qualità, no? Cioè siamo assaliti da un quantitativo che non si riesce a trasformare in una qualità. E per esempio questo è stato messo in evidenza prima, quando si è detto noi dobbiamo fare una grande quantità di compiti dobbiamo svolgere sul luogo di lavoro, no? Si accorciano i tempi per esempio per visitare nelle strutture sanitarie, dobbiamo fare un certo numero di scope, cioè dobbiamo fare un certo numero di visite perché un servizio rimanga in piedi, no? E questo ovviamente a scapito della qualità dell'investimento.
Ora, sempre per rimanere nell'ambito della riflessione psicanalitica, io penso che questo aspetto della quantità, della trasformazione della quantità in qualità, è proprio ciò che differenzia la vita dell'uomo. Cioè l'uomo è qualcuno che deve vivere una vita qualitativamente significativa, no? Cioè deve essere in grado di rappresentarsi un oggetto d'amore, un oggetto di desiderio, no? La quantità invece è tipica della sopravvivenza, no? Allora è come se il lavoro si fosse trasformato non più in un oggetto, in un aspetto sublimatorio, direbbe Freud, cioè un oggetto d'amore, perché è qualitativamente significativo, costituisce una rappresentazione della nostra dimensione umana e della nostra identità, no? Ma si è trasformato al contrario in un oggetto di sopravvivenza, no? Un po' come la quantità di cibo che mangiano gli animali non umani, come dobbiamo dire, no? Perché serve appunto a questo, è legato al numero di pezzi da compiere. Ora, perché sia avvenuta questa trasformazione, naturalmente io non lo so, ed è appunto l'argomento che con questo piccolo cappello volevo proporre alla discussione. Penso che sia un aspetto sovradeterminato, ci saranno sicuramente dimensioni economiche, ci saranno sicuramente dimensioni sociali, però io che mi occupo soprattutto di dimensioni interiori penso che un aspetto importante è l'impossibilità alla sublimazione. Freud avrebbe detto che la guarigione psichica o la salute psichica riguarda la capacità di amare e lavorare, tollerando le comuni misfortune della vita, no? Cioè la vita poi non è rose e fiori, né la psicanalisi la può trasformare, né le trasformazioni lavorative la possono far diventare rose e fiori. La vita è fatta anche di inconvenienti, però se siamo capaci di amare e lavorare già andiamo bene, come dire, no? Allora, forse è proprio questo che ci dobbiamo chiedere, questa cosa è ancora valida. Per esempio la capacità di amare è fortemente messa in discussione dalle nuove addiction, no? Per esempio le dipendenze da sesso, siamo ancora al cospetto di una capacità di amare? No? Anche qui, come vedete, la sessualità prende una dimensione quantitativa, no? Più è, meglio è, e diventa un oggetto di dipendenza dalla quantità. Io credo che lo stesso avvenga a livello del lavoro, no? Ormai il lavoro è diventato una dimensione quantitativa che ha pochissimo a che fare con la qualità, l'individualità, il pensiero, la rappresentazione, eccetera, eccetera. Allora, forse, anche questo è un aspetto che propongo alla discussione, ci dobbiamo chiedere se questo aspetto è dovuto alla difficoltà dell'umano a sublimare. Anche qui difficoltà può dipendere da tante cose, no? Però io la so mettere di più in relazione al funzionamento dell'apparato psichico individuale, perché questa è la mia provenienza. Ma naturalmente è proprio per questo che io propongo questo tema alla discussione, cioè il lavoro non è più un elemento sublimatorio, un oggetto d'amore astratto, no? Ma diventa un oggetto di dipendenza. Abbiamo bisogno di lavorare, come c'è bisogno di sostanze, di sesso, di quello che volete voi, perché altrimenti non sopravviviamo. Non è più vero che il lavoro è un oggetto d'amore sublimato, astratto, che in qualche modo colora, dà senso alla vita umana. E va bene, appunto un poco volevo proporre, quindi forse è diventato anche questo appunto un nuovo oggetto di bisogno, un nuovo oggetto di dipendenza, piuttosto che appunto un oggetto d'amore. E insomma proponevo un po' questa questione alla discussione. Grazie. È un ottimo aspetto per approfondire, però forse una risposta al di là di alcuni approfondimenti di carattere più specificatamente analitico, eccetera, ce la può dare anche l'economia. Il lavoro ha perso definitivamente il senso, forse bisogna vedere quanto si sublimano con il gioco in borsa, con l'economia finanziaria. Oggi il lavoro è diventato un reddito. Si lavora esclusivamente per garantire e mantenere una serie di cose, e per cui quello è diventato l'elemento quasi esclusivamente emergenziale, mentre l'aspetto della vera economia per la realtà più grande è quello del gioco del finanziario, per cui l'azienda, il posto di lavoro, le persone una volta avevano questo, insomma, l'amore della propria divisa. In alcune aziende importanti, in alcuni paesi, le persone non si cambiavano dopo finito il posto dell'uscita del lavoro, perché andavano fieri di avere la divisa della propria azienda. Oggi non c'è più questo. È stato proprio distrutto questa grande economia. Credo che conseguentemente le conseguenze siano quelle che in qualche modo state
enunciati, e credo sia estremamente importante approfondire anche questo aspetto. Quindi grazie, perché effettivamente è una visione estremamente importante che potrebbe essere un elemento da integrare nel perché succede questo, il perché per esempio c'è meno interesse oggi da parte dell'opinione pubblica su questi aspetti, perché è caduto l'interesse sul lavoro. Ovviamente poi le persone lavorano, soffrono e quant'altro, ma in termini di visione globale, complessiva, dei mass media, eccetera, c'è una caduta specifica. Aumentano i morti sul lavoro, aumentano le malattie da lavoro, eccetera. Ne sentiamo parlare? Forse solo con un medico di medicina democratica ne sentiamo parlare. Grazie, è interessante. Io volevo aggiungere una cosa, tanto, e che il lavoro sia, come dire, una dimensione antisublimatoria, sono certamente d'accordo. Non so se questo, come dire, è un effetto soltanto della postmodernità, se lo vediamo soltanto nel singolo individuo. L'operaio dell'officina fordista e della andava incontro ai problemi dell'alienazione, ad esempio, era certamente uno che viveva in una dimensione soggettivamente non sublimatoria, non c'è niente di sublimatorio nel ripetere lo stesso gesto in catena di montaggio del rapporto, però probabilmente aveva una dimensione sublimatoria quando il soggettivo lo immergevi nell'intersoggettività e nel sociale, nel senso che quel lavoro serviva a sublimare, per esempio, lui lavorava per i suoi figli, per la trasformazione culturale, la posizione sociale, cioè esisteva un sentimento che aveva a che fare con la prospettiva. Quello in cui oggi io penso si assista è una perdita delle prospettive, cioè abbiamo una percezione del tempo che è soltanto o adesso e pochi millimetri intorno, abbiamo una difficoltà immaginaria in termini di prospettiva, in termini di diritti, di trasformazione. E il cambiamento, per esempio, dell'organizzazione del lavoro è fortemente legato a questo. Ha cambiato il tempo, nel senso che oggi quando tu parli della quantità, pensa a quanto produce la competizione esasperata sui luoghi di lavoro in termini di quantità, dove l'elemento della qualità è assolutamente rilevante, tant'è che nei nostri centri arriva più gente qualitativamente superiore, che lavora bene, molto formata, molto in gamba e che aveva sposato, si era fidanzata con il lavoro e da cui poi si è trovata fragilità. Sono d'accordo, ma penso che questo inevitabilmente va inserito nel contesto. L'intrapsichico per me e il sociale sono due cose che girano un po' nella stessa pentola, abbiamo modo di vedere, con membrane assolutamente permeabili o almeno semipermeabili. Quindi noi oggi vediamo il lavoro come antisublimatore non soltanto per quello che avviene dentro al lavoro, ma anche per quello che il lavoro permette di fare, perché oggi il lavoro permette di sopravvivere. Abbiamo fatto una proposta a me che il tasso per esempio di occupazione aumenti del 2%, interessa ma fino a un certo punto. Mi interesserebbe sapere quante persone lavorano con la possibilità di vivere autonomamente, cioè quanto il lavoro non è soltanto avere un lavoro punto, ma quanto questo lavoro mi permette di comprare una casa, affittare una casa dignitosa, andare in vacanza, mangiare una pizza con la mia famiglia, no? Comprare i libri dei figli, poterli mandare in palestra, non lo so quali possono. Ecco, questo per me è per esempio il tasso di occupazione più interessante, il tasso di occupazione più alto. Ma noi abbiamo proprio perso questo tipo di prospettiva, quindi il lavoro è sempre più anche sublimatorio, non soltanto per le caratteristiche intrinseche, ma anche per la perdita del valore sociale del lavoro e per l'inganno che noi abbiamo costruito con il lavoro, che doveva essere un sistema di affermazione di civiltà e di trasformazione. E ora non è né l'uno né l'altro, in molti casi ovviamente. Non so se ho risposto. Sì, risposto. Come associazione siamo in preparazione, ovviamente ci prenderemo del tempo, credo primavera prossima, di un grosso convegno sul lavoro, dove in qualche modo
studiare e analizzare la relazione di lavoro. Sarebbe molto interessante avere una sezione di questo congresso, un convegno, che è un attimo l'importanza che riusciremo a dare su un argomento che è veramente molto interessante. Diamo il benvenuto al dottor Enzo Cordaro, presidente Associazione Italiana Benessere e Lavoro. Buongiorno anche a voi. Allora, oggi a volte il lavoro viene visto come fonte primaria di guadagno, più che svolgere una propria passione, perché bisogna guadagnare per poter vivere. È anche questo motivo di frustrazione all'interno dell'ambiente lavorativo, per cui ci sono disagi tra lavoratore e dirigente o lavoratore, e quindi fonte di mobbing, motivo appunto di scontro all'interno dell'ambiente lavorativo? Ma il lavoro ha perso la sua dimensione complessiva, insomma, ha perso la sua dimensione identitaria per lo più, insomma. Per cui chiaro che se rimane soltanto la questione di riuscire a guadagnare per finire diciamo il proprio mese di vita, certo che diventa un problema grosso. Il lavoro non ha più quella dimensione di coerenza morale, sociale, eccetera. Questo è un elemento, però non è tanto il lavoratore che in qualche modo, specialmente poi in una situazione di mobbing, è proprio la realtà del lavoro che sta costruendo una situazione di conflittualità relazionale a un livello altissimo, tanto da determinare quello che in qualche modo succede con l'incremento costante e continuo di persone che sono si sentono vessate, si sentono che vivono una situazione di complessità problematica relazionale all'interno del posto di lavoro. Per cui è tutto un insieme sociale. La cosa importante è riuscire a capire qual è l'elemento culturale che ha modificato questo, riuscire a porre rimedio e portare di nuovo ad una situazione di migliore vivibilità. Credo che sia molto importante recuperare quello che era l'esperienza che Adriano Olivetti ha portato nel mondo del lavoro, ovvero sia il concepire il lavoro come un'evoluzione, non come un posto dove le persone devono morire in termini morali e spesso anche fisici. Invece ai giovani di oggi cosa si sente di dire? Perché comunque la gioventù di oggi è molto colpita dal punto di vista lavorativo. O c'è poco lavoro, o c'è un lavoro sottopagato, o c'è una sorta soltanto di collaborazione. Quindi è molto difficile per noi giovani entrare nel mondo del lavoro. Cosa si sente di dire? È un problema complesso, un problema complessissimo. Noi stiamo regalando a questa società, regalare tra virgolette e ai giovani una realtà estremamente complicata. Credo che prima di tutto è non scoraggiarsi, su questo non c'è ombra di dubbio. Secondo, riprovare a riorganizzarsi, perché più in qualche modo diventa problematico il lavoro e più si separano le persone, si dividono. Viceversa credo che è importante mantenere un'unità, ricercare una coerenza. Purtroppo ormai il lavoro è diventato, possiamo proprio dire, una schiavitù e non è più un piacere di lavorare. Se noi andiamo a fare i conti con le realtà che ci siamo trovati nei nostri centri sul mobbing, eccetera, abbiamo verificato che in molti casi c'è proprio una visione che travalica qualsiasi tipo di diritto, qualsiasi tipo di diritto del lavoro, contratti completamente disattesi, eccetera. La cosa importante è riorganizzarsi, avere una mente e essere sempre preparati, sempre più preparati. In qualche modo bisogna che è opportuno che sia i giovani, ma anche gli adulti o i vecchi, si rendano conto che bisogna cambiare. Non è possibile continuare in questo senso. Io però sono ottimista. Nel senso che credo che fino a un certo punto questo modello di comportamento, diciamo, voluto da un certo tipo di imprenditoria o di, meglio ancora, di economia, di finanza, abbia il tempo contato, lo spero almeno, perché io credo che fino a un certo punto è possibile frustrare il comportamento di un individuo,
poi l'individuo ha una sua capacità di reazione. E credo che in qualche modo non dobbiamo sperare in questo, e per cui per questo credo che i giovani debbano soltanto debbano mantenere alta la loro voglia di vivere, di esserci, di essere persone e non soltanto strumenti di un mondo imprenditoriale ormai scaduto. Ringraziamo allora l'intervento del dottor Cordaro ai microfoni di TV3 Baiano. Grazie a voi. Stressato sufficientemente il problema della multidisciplinarità, quindi io oggi come medico del lavoro a pieno titolo dico anche che il problema in ambito lavorativo non è solo un problema del medico competente, ma di altre figure specializzate che devono essere sensibilizzate. Come docente di medicina del lavoro ritengo che i medici del lavoro sono sufficientemente formati, come università oggi spendiamo veramente tanto nella formazione, quindi io ritengo che il problema, come qualcuno ha detto nella mattinata, il problema non è della formazione dei medici, purtroppo dobbiamo renderci conto che i medici sono formati, ma purtroppo l'applicazione della norma, del sapere, alle volte non è semplice. E come dicevamo poc'anzi con gli altri colleghi, diciamo fuori della seduta, è un problema culturale e il nostro essere oggi qui è un volere sottolineare fortemente che ci teniamo a contribuire a creare un percorso culturale di conoscenza a tutti i livelli, non solo per gli studenti e per i tecnici della prevenzione, anche io ho un corso di laurea oltre alla scuola di specializzazione. Possiamo, non lo so, il problema del microfono, devo avvicinarlo. Forse così, quindi il problema, allora so anche dai miei colleghi in tutte le università d'Italia noi la formazione la facciamo, è una peculiarità dell'università, formare non solo medici ma anche futuri tecnici, e quindi il problema è il dopo, l'applicazione di tutto quello che è la legge, di tutte quelle che sono le norme, e trovarsi davanti il muro di gomma dei datori di lavoro. Siccome noi crediamo in quello che facciamo, continuiamo a oltranza a creare questo patrimonio per tutti di cultura sulla formazione per far fronte a problematiche di stress e lavoro correlato, al cui interno ovviamente esiste, come tutti sanno, tutto ciò che anche attiene al mobbing. Disagio lavorativo, circa una quindicina dalla fine del 2002, inizio del 2003. Cominciato allora, lavoravo anche nell'azienda sanitaria Firenze, quindi ho cominciato a farlo sia all'interno dell'azienda sanitaria e sia come uno sportello però tutto questo non bastava,
Toscana nel 2002 e praticamente abbiamo provato anche a approvare una legge regionale in Toscana e non ci siamo riusciti, sono state un po' delle sconfitte e ora stiamo tornando sulla scia della legge campana, stiamo tornando alla carta, abbiamo fatto una prima riunione nel regione, vedremo come andrà a finire, speriamo meglio dell'altra volta. Insomma, comunque, ecco, quello che noi avremmo voluto è che nascessero almeno tre centri clinici, Pisa, Firenze e Siena, ma siamo rimasti a livello regionale con uno solo, che vive poi con solo due colleghi, diciamo, strutturati e tutti gli altri, personale precario, che sono cambiati tutti, eccetera, eccetera. Quindi, mancando giustamente una legge regionale, anche i finanziamenti non sono regionali, ma sono della ASL pisana, locale dell'università, perché è un centro un po' misto, ASL-università. E nacque così lo sportello del disagio lavorativo a Medicina Democratica nel 2003, per poter dare in maniera pluridisciplinare appunto un supporto ai lavoratori in difficoltà, ai lavoratori in senso vario. Ecco, è tuttora questo sportello, sia pure con molte difficoltà, resiste, tutte e due le cose insieme, perché pur non facendoci molta pubblicità, il passaparola comunque fa sì che veniamo, rispetto alle nostre forze, abbastanza sommersi. Ecco, quindi diciamo che poi qualcosa eventualmente Alessandro Novola, anche se ora io volevo passare, dopo essermi presentato, qualche minuto alle proposte anche di tipo legislativo che da quello sportello e poi anche dall'associazione ARPE, alla quale io ho aderito sin dalla fondazione, perché ero riuscito comunque, grazie alla progetto Euridice, a farmi cooptare dall'ISPES, dalla dottoressa Fattorini, dentro diciamo la rete dei centri clinici e degli sportelli del disagio a livello nazionale. Quando l'ISPES morì e fu affossato quel gruppo, allora anch'io aderì ad AIPA. Siamo rimasti un po' pochi, ma teniamo esistiamo anche un po' in tutti i campi, fondamentale resistere, ecco, in attesa di tempi migliori. Sugli aspetti normativi, a parte le leggi regionali sul quale abbiamo il primo successo praticamente che abbiamo ottenuto è quello campano, perché appunto in Toscana vi ho detto non era andata 3 anni fa, 4 anni fa, e nel Lazio purtroppo, come ha detto il dottor Cordaro, diciamo per ora, per questa legislatura, non se ne fa niente. Ecco, sulle leggi regionali diciamo che è il ventre molle, perché i politici ce li abbiamo più a portata di mano, qualcosa si è ottenuto. Su quello nazionale per ora è abbastanza una situazione, non dico disastrosa, perché non bisogna mai, bisogna sempre essere ottimisti, però per questa legislatura sicuramente non se ne fa niente, ormai è una legislatura di sgoccioli, e quindi staremo a vedere nella prossima che fare. Comunque noi abbiamo, diciamo, abbiamo lavorato anche con giuslavoristi, lavoristi, con magistrati, con altri medici, eccetera, abbiamo fatto un grosso lavoro per strutturare due proposte legislative, di cui la prima è un'integrazione al decreto 81, al decreto legislativo 81. Siamo partiti dal fatto che esisteva un accordo sindacale europeo tra associazioni datoriali ed associazioni sindacali, la CES, Confederazione Europea dei Sindacati, esisteva dal 2007, ecco, mentre ce n'era un altro sullo stress che invece esisteva dal 2004. Ecco, sì. E allora
abbiamo lavorato a fare una vera e propria rivoluzione del decreto 81, vale a dire costruire una vera e propria area sul rischio organizzativo. Quindi non un tappetino nell'articolo 28, come è stato fatto, di mettere lo stress insieme al genere, all'età e ai lavoratori stranieri in cui bisogna valutare il rischio. Non bastava quello. Abbiamo scritto 4 articoli, non di più, all'interno di un titolo aggiuntivo del decreto 81, questi 4 articoli dicono che intanto dare alcune definizioni di massima, abbiamo preso le definizioni che gli accordi sindacali sia sullo stress che sulla violenza e le molestie avevano appunto licenziato quell'accordo per rimanere fedeli a quei due accordi. E poi abbiamo strutturato appunto alcuni articoli in qualche modo dicendo che comunque la valutazione del rischio stress andava estesa anche a quello molestie e violenza, e quindi lo abbiamo esplicitato, anche se non, teoricamente non ce n'era bisogno, ma è con il legislatore italiano e con le aziende italiane che ci ritroviamo a meglio esplicitare. Dopodiché abbiamo anche parlato comunque di un codice di condotta da adottare a tutte le aziende, con i CUC nel pubblico impiego e commissioni comunque di garanzia nelle altre enti privati, nelle aziende private, formate appunto dalle figure che si occupano della prevenzione delle aziende, l'SPC, l'RLS, il medico competente e un rappresentante dell'ufficio risorse umane dell'azienda. Dopodiché abbiamo anche scritto in un altro articolo che è necessaria la formazione specifica su questi problemi e la sorveglianza sanitaria, perlomeno nei casi in cui dalla valutazione del rischio venga fuori che c'è un problema in quell'azienda o quando ci siano stati dei casi di disagio lavorativo o di mobbing addirittura, ma insomma parliamo di disagio lavorativo, licenziato dalla commissione stessa interna o dall'INAIL, su una denuncia di malattia professionale. Appunto, questa è la proposta, quindi mentre la seconda proposta, adesso non so se c'è già Alessandro Condolato, sembra che non lo vedevo completamente coperto, può continuare lui per dire che su mobbing come reato penale, che è la seconda proposta che abbiamo presentato. Allora, innanzitutto perché con gli amici di AIBEL abbiamo ritenuto che la legislazione regionale sulla materia di disagio lavorativo fosse necessaria, sicuramente importantissima, ma doveva essere a nostro parere integrata con una legge regionale. Uno dei principi ispiratori della legge 370, cioè meglio conosciuto come Statuto dei lavoratori, partiva da una constatazione di fatto, cioè che nell'ambito delle controversie lavorative, che sto parlando di rapporto di lavoro subordinato, posizione di parte datoriale, cioè datore di lavoro, e quella del lavoratore. Alessandro, perdono, non si sente. Dicevo, questa legge, uno dei principi ispiratori, è questo fatto, no? Si prende atto di un dato di fatto. Cioè, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, la posizione del datore di lavoro era comunque una posizione prevalente rispetto a quella del lavoratore. Ora, questo principio non era una novità, perché già il codice civile, che si parla dall'inizio degli anni 40, addirittura per il fascismo, già aveva preso atto appunto di questa situazione. Che cosa è cambiato? Soprattutto negli ultimi, diciamo, 15 anni, tutte le leggi che sono intervenute in materia di lavoro subordinato hanno in parte contrastato e addirittura le ultime leggi addirittura hanno ribaltato questo principio.
E il fatto ancora più grave è che questo ribaltamento non vi è stato soltanto da parte, diciamo, del legislatore, ma da parte anche della giurisprudenza della Cassazione. A nostro parere, quindi a parere di Heibel, vi è la necessità di una legge nazionale. Una legge nazionale la quale dia dei precisi criteri su cosa si intende per disagio lavorativo, che è un fenomeno estremamente complesso, perché nel convegno in cui si parla si dà per scontato da questa parola morte. Ora, a parte secondo me la scarsa opportunità di usare il termine mobbing, perché in effetti mobbing secondo me è una definizione definitiva. Si è preso atto quindi di questa necessità e sulla base di questo addirittura abbiamo, forse con poca modestia, ma soprattutto per avere un punto di base di discussione di vari problemi, approntato appunto un disegno di legge. Ora, il principio ispiratore di questo disegno di legge è proprio quello di portare alla giusta dimensione il rapporto conflittuale, laddove sia conflittuale, fra il datore di lavoro e il lavoratore. Perché altrimenti quello che prevede le varie leggi, anche le varie leggi regionali, rischia che rimanga appunto lettera. Le leggi regionali, dicevo, sono fondamentali e su questo appunto mi complimento con Gianni Norfe e con tutti coloro che hanno collaborato, perché il fatto che il Consiglio regionale Campania, addirittura se non erro all'unanimità, abbia approvato questa legge è fondamentale. Cosa non faccio? Gino Carpentiero l'ha già accennato, noi da vari anni che contattiamo in Toscana le varie forze politiche, ma c'è un muro, c'è un'alleanza trasversale destra e sinistra che addirittura ci ha sempre messo un muro. Quindi queste leggi regionali sono fondamentali, però una legge nazionale può essere importante perché? Perché può prevedere una sanzione nel caso in cui la parte, diciamo, normativa non sia attuata o venga disattesa. In questo disegno di legge i punti fondamentali è abbastanza conciso, sono 6 o 7 articoli. Però i punti fondamentali quali sono? Allora, il primo punto fondamentale è quello della procedibilità d'ufficio del reato di mobbing. Dicevo che la legge regionale è fondamentale, però non è sufficiente, perché tutti sappiamo che non è potestà delle regioni legiferare in campo penale. Quindi le regioni, anche volendo, non potrebbero dare delle sanzioni di questo tipo. Vi è stata anche un'osservazione soprattutto da parte della magistratura. Devo dire, lo dico subito, che in genere nei vari convegni che abbiamo avuto, quasi tutti i magistrati sono contrari all'introduzione di una legge nazionale appunto sul mobbing, con tutta una serie di motivazioni che non voglio annoiare, sono di vario tipo. Il punto fondamentale, dicevo, è questo fatto della necessità di una legge che non riguardi soltanto l'aspetto civilistico, ma riguardi anche l'aspetto penale, quindi l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un reato ad hoc che è quello del mobbing. Stamattina ho sentito l'intervento di uno dei relatori, il quale ha detto, dice, vabbè, però tutto sommato già è stata introdotta finalmente, dico io, anche nel nostro ordinamento il reato della tortura, potremmo fare rientrare il mobbing in quel tipo appunto di norma. Questo non è possibile. Non è possibile perché in materia penale c'è un principio fondamentale. Viene riassunto il vecchio detto latino, nullum crimen sine lege. Cioè il giudice non ha il potere di applicare analogicamente a certi illeciti norme di altro tipo. E questo lo si vede, perché noi affrontando tutta una serie di processi penali il problema è sempre quello. Spesso e volentieri le procure chiedono l'archiviazione delle denunce con una motivazione strana. Il reato di mobbing nel nostro ordinamento non esiste e quindi l'azione penale non può essere esercitata. Questa legge viceversa, questa legge nazionale non prevede. Poi la possibilità di ufficio, sappiamo perché, per evitare che possano essere condizionamenti. Un altro punto fondamentale è quello che riguarda l'onere probatorio. Prima vi ho detto che questa situazione, diciamo, di rapporto di forza tra datore di lavoro e lavoratore è
stata in buona misura disatteso. La stazione in maniera costante, le ultime sentenze sono 2 anni fa, sempre detto che il lavoratore che vuole avere risarcimento perché si ritiene vittima di condotte illecite, quindi di mobbing, deve provare integralmente tutti i presupposti. Questo mi fa capire la difficoltà poi che abbiamo. L'ultimo punto e poi fermo. Un fatto fondamentale che prevede questa legge è anche la cosiddetta testimonianze protette. Cioè il problema qual è? Ho detto che il nome della prova è integralmente a carico del lavoratore. Quindi il rischio qual è? Il rischio è che gli unici testimoni, quelle poche volte che abbiamo persone disposte, cioè colleghi di lavoro, siano poi soggetti a una forma di minaccia da parte del datore di lavoro e quindi ritraggano o addirittura non vogliono testimoniare. Questa legge cerca di introdurre il principio della testimonianza protetta, cioè in sostanza le fonti, che poi sono le fonti della prova a fine poi della decisione, hanno tutta una serie di protezioni per evitare proprio questo rischio di una ritrattazione. Queste sono grandissime linee, ora ci sono tante persone da intervenire, solo per integrare, soprattutto per cercare di spiegare perché una legge nazionale, quindi non solo quella regionale, secondo noi dell'associazione appunto di Agri, la riteniamo importante o addirittura necessaria. Dottoressa, invito appunto la dottoressa Sardelli, direttore prevenzione e protezione dell'ASL Napoli 1. Innanzitutto ringrazio tutte le nostre che ci ha voluto anche quest'anno, anche ufficialmente quest'anno, collaborare con questa sua iniziativa che è importante, che stiamo capendo anche oggi. Io sono il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ASL Napoli 1. L'ASL Napoli 1, come tutti voi sapete, è un ASL molto grande. Aveva fino a qualche anno fa 12.000 dipendenti, ora ne ha circa 8.000, però consiste di 9 ospedali, 4 dipartimenti e 10 distretti. Quindi immaginate il lavoro che addosso al nostro servizio. Naturalmente abbiamo una fortuna. Abbiamo una fortuna, questa azienda è un'azienda molto, come dire, travagliata, con un susseguirsi di datori di lavoro, di direttori generali, abbiamo una fortuna in cui ultimamente, dal 2014 in poi, si sono susseguiti dei datori di lavoro, dei direttori generali che hanno creduto in questo rischio. Quindi faccio questa specifica perché ho colto molto il messaggio che ci ha dato la dottoressa, il nostro coordinatore di Messina, che ha detto che è importante che il datore di lavoro venga sensibilizzato rispetto a questo problema. E noi rispetto a questo problema abbiamo, come dire, un alleato, e vi spiegherò dopo perché. Un excursus. Allora, noi in realtà abbiamo cominciato questo lavoro nel 2010. Io sono 21 anni che faccio responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'ASL Napoli 1. Finalmente nel 2010 sono riuscita a fare questa, convincere l'allora direttore generale per fare questa valutazione. Naturalmente ho temperato la legge, facevo la valutazione di rischio biologico, la valutazione di rischio chimico, dovevo fare anche la valutazione dello stesso lavoro correlato, visto che era nato l'81. E a questo punto abbiamo creato un gruppo di lavoro che è formato appunto da medici competenti, da servizio prevenzione e protezione, da ufficio del personale, dal servizio legale dell'azienda e insomma anche dal nostro dottore Nove, perché è voluto anche dalla legge e dalla metodologia che noi applichiamo, e questo gruppo di lavoro è nato. Naturalmente abbiamo avuto, dopo 2010, uno strano direttore generale che ci ha cancellato tutti i lavori che avevamo fatto. Finalmente nel 2012 è rinato questa impresa e abbiamo ripreso nell'anno 2014, cioè dall'anno 2012 è ripresa questa impresa e ci stiamo lavorando. Come stiamo lavorando? Allora, quando io ho parlato
parlato con Giovanni Nolfi, ti ricorda voi che io ti faccio questa relazione e io ti porto la mia esperienza, quello che stiamo facendo come servizio prevenzione e protezione, come stiamo procedendo in questa azienda dove dopo vi dirò come abbiamo avuto anche l'appoggio fortissimo del direttore generale. Dunque, noi stiamo lavorando, questo è il nostro percorso, naturalmente stiamo applicando la metodologia INEN Ispers, voluta anche con delibera dal direttore generale di allora e confermata dai vari direttori generali che si sono susseguiti. Siete presenti questi? Dal 2014 fino al 2017 ne abbiamo avuto 3 o 4, non è che ne abbiamo avuto uno solo di direttori generali. Quindi cosa stiamo facendo come servizio prevenzione e protezione applicando la metodologia INEN Ispers? Stiamo valutando nella prima fase di questa valutazione è prevista l'analisi e l'individuazione degli eventi sentinella individuati internamente all'azienda, per esempio cosa stiamo analizzando, gli indici infortunistici, l'assenza per malattie, il tumore, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, tutta una serie di indicatori che noi stiamo raccogliendo all'interno di ogni presidio ospedaliero e di ogni unità operativa. È un lavoraccio pazzesco, cioè ogni lavoro, ogni valutazione preliminare in ogni ospedale prevede un lavoro di almeno 15-20 giorni, un mese, perché non trovi il primario, non trovi l'RLS, non trovi il medico competente presente che collabora, quindi è un lavoraccio ad hoc, reparto per reparto. E vengono analizzate anche indicatori le condizioni di lavoro potenzialmente stressogene per il lavoratore attraverso le due fasi importanti, l'analisi del contenuto del contesto voluto dalla metodologia INEN Ispers. E perché è così importante per noi? Perché in questa azienda queste due fasi, queste due analisi sono importantissime. C'è stata una rivoluzione dei direttori generali, cioè, riparto dalla nostra esperienza, c'è stata una rivoluzione dei primari, c'è stato un riassettamento di tutta l'organizzazione aziendale, che naturalmente, quali erano gli indicatori più importanti, scatenanti questo rischio tanto importante? Ecco, il contesto. Andiamo avanti. Quindi, vediamo un momento prima la fase dell'analisi del contenuto del lavoro. Vengono analizzati, chiedendole ai gruppi omogenei, quindi ai lavoratori, con presente l'RLS firmatario, presente il medico competente firmatario, quindi testimonianze volute, perché per un anno abbiamo fatto questo lavoro, non ci stavano queste firme, ce le hanno invalidate i direttori degli ospedali. Quindi abbiamo fatto le controfirme, abbiamo voluto le controfirme con il presenzialismo di tutti gli attori che partecipavano alla raccolta di queste informazioni. Quindi, tipi di lavoro, di orario di lavoro, quindi turni, turni notturni, tipo di manodopera impiegata, presenza, tipo di rapporti di lavoro esistenti, tempi di lavoro. Naturalmente queste domande sono generiche perché si tratta di domande prese per tutto il mondo del lavoro e noi le facciamo calare nella nostra realtà di azienda sanitaria locale, quindi con la nostra, non è una metalmeccanica ma un'azienda sanitaria locale. Poi abbiamo quindi le caratteristiche del lavoro su base osservazionale e documentale, quindi utilizzando checklist per la ricerca di possibili disfunzioni dell'organizzazione del lavoro e del suo contesto ambientale e relazionale. I risultati della valutazione preliminare del rischio stress e lavoro correlato ottenuti attraverso l'applicazione di tale metodologia a gruppi di lavoro esposti in maniera omogenea definiscono i lavoratori esposti a rischio, il livello di rischio, le criticità organizzative, ambientali e relazionali e le misure di tutela. In riferimento alle criticità individuate può essere necessario, attraverso strumenti quali i questionari, focus group, incontri con gruppi di lavoratori, approfondire le problematiche emerse nella valutazione preliminare. Qua
passiamo alla seconda fase delle valutazioni, la prima fase preliminare, la fase concreta che poi interessa un momento gli attori di questa giornata lavorativa. Cioè la fase approfondita significa un momento quasi il danno a cui faceva riferimento il collega e il, come dire, la gestione del problema gestita essenzialmente dal medico competente e soprattutto dal datore di lavoro. Vediamo un momento questo, cioè le fasi sono queste, gli attori e i collaboratori di questo percorso. In prima fase naturalmente sono i datori di lavoro, perché siamo in presenza dell'81, quindi il maggiore responsabile è sempre il datore di lavoro, è lui che lo fa teoricamente. Di fatto il servizio prevenzione e protezione si avvale di questa fase preliminare, contesto e contenuto che nel nostro, nella nostra azienda è molto importante, perché è la chiave di tutto, che ci fa uscire, ci fa emergere il problema, e naturalmente il danno, il disagio lavorativo, il problema lo gestisce il medico competente nella seconda fase, a cui noi comunichiamo il dato al datore di lavoro, al libero psichiatra. Queste sono le fasi. Quindi la valutazione della percezione soggettiva, una valutazione approfondita a fianco di un'analisi degli indicatori oggettivi previsti nella valutazione preliminare, in nessun caso può considerarsi sostitutiva. La fase di approfondimento costituisce un prezioso momento informativo sulle condizioni di salute di un'organizzazione e del lavoratore, un'opportunità più chiara per definire questo rischio. Allora, dunque, questa valutazione, noi usiamo chiaramente questo metodo, quindi usiamo degli strumenti dettati dal metodo, perché ce lo impone anche l'articolo 28. Il legislatore dice che il datore di lavoro deve utilizzare un metodo e deve spiegare quale metodo e come lo fa. Questo è proprio previsto dall'articolo 28. Fai la valutazione del rischio biologico, ci devi dire con quale metodo lo fa. Fai la valutazione del rischio chimico, devi spiegare con quale metodo lo fa. Fai la valutazione dello stesso, devi spiegare con quale metodo lo fa. Quindi siamo obbligati in sede di valutazione e di elaborazione dei documenti di valutazione di rischio a esprimere e a descrivere il metodo. Quindi questi sono i contenuti del modello di management standard utilizzato. La domanda, il controllo, il supporto, l'evoluzione, il ruolo, il cambiamento. Alla fine, diciamo, abbiamo dei risultati e nasce un programma di interventi. Vediamo un momento. La frase preliminare prevede un processo valutativo relativo alla presenza del rischio da stress lavoro correlato, all'identificazione delle sue cause e delle misure correttive da adottare. Se in questa fase preliminare viene fuori un esito negativo, questo risultato negativo positivamente, lo dico ironicamente, viene riportato nel DQR. E poi viene fatta una previsione di piano di monitoraggio, cioè come tutte le cose, quando la parte del 6 settembre 94 dice non ci sta l'amianto, però devi fare un piano di monitoraggio e controllo, e questa è la stessa cosa. L'esito positivo invece vuole una pianificazione e adozione di interventi correttivi e una valutazione dell'efficacia degli interventi correttivi, come sempre, perché la gestione del rischio, individuazione, valutazione, gestione del rischio, quindi rivalutazione e quindi verifica degli interventi correttivi, se no non ha senso. Quarta colonna è il documento di valutazione dei rischi. Allora, a questo punto vediamo un momento nei particolari. Gli interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi e informativi, se efficaci, il risultato viene riportato nel DVR, diciamo l'indicazione se ha dato dei risultati e quindi ci sono state delle risposte a questi, all'adozione, risposte positive, riduzione dei comportamenti da parte del datore di lavoro e quindi dei lavoratori, tutto questo viene riportato. Altrimenti, se inefficaci, dobbiamo fare una valutazione approfondita. Allora, vediamo un momento come noi abbiamo lavorato nello specifico i dati. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo chiuso questo lavoro per gli ospedali. Perché negli ospedali? Qui vi dico perché il nostro datore di lavoro in questo momento è sensibile. Perché ci ha chiesto lui, mai successo nella storia dei secoli, penso che chi sa la può capirmi, mai successo che un direttore generale abbia chiesto
una relazione sugli esiti del disagio lavorativo in materia di stress lavoro correlato e ha firmato insieme a me il mandato a tutti i direttori degli ospedali dell'ASL Napoli 1 per questa fase, contenuto, contesto e i dati che sono emersi e le risoluzioni da adottare di tipo comunicativo, gestionale e organizzativo per migliorare la prima fase che, per non dare adito all'insorgenza di danni alla salute che potrebbero essere potrebbero insorgere da un'esposizione prolungata di suo stress. Questo per me è una bella soddisfazione, cioè ora ci lavoriamo su questa cosa, ci lavoriamo perché siamo più contenti. In genere la dottoressa mi può capire, il servizio di prevenzione e protezione, i medici competenti sono personaggi scomodi, perché in realtà sono figure che danno, fanno spendere soldi, evidenziano delle problematiche e come dire, suggeriscono, danno fastidio all'azienda. Il fatto che proprio il datore di lavoro abbia espresso e affiancato la nostra firma di comunicazione è una cosa importante, è una soddisfazione che dobbiamo tenere tutti noi presenti. A questo punto quali sono i dati? Il lavoro che abbiamo fatto è negli ospedali, perché è nato da una contestazione, voi sapete tutti bene, ci sono figure anche che non appartengono alla regione Campania, ma figure che vengono da altre regioni d'Italia, sapete bene le vicissitudini che abbiamo subito con alcuni ospedali napoletani, l'ospedale Loreto Mare, quindi tutta la sofferenza dei lavoratori, della comunicazione, delle problematiche che hanno vissuto questi lavoratori, ma non tanto, ma anche l'alta dirigenza, anche il datore di lavoro di questi ospedali. Allora, ha voluto questo lavoro che fosse espresso proprio nei mini particolari per i presidi ospedalieri, dove c'è molta criticità riguardo. E quindi gli ospedali che sono stati oggetto di questo lavoro approfondito, che è finito, sono questi elencati. E naturalmente questo è gli analisi degli indicatori che sono stati analizzati, cioè questi sono analisi indicatori che sono stati più sottoposti al nostro lavoro. E vediamo un momento i risultati. Per quanto riguarda la funzione e la cultura organizzativa, noi abbiamo emesso tutti questi ospedali che ho messo un dato, rischio medio 42 unità operative presentavano un rischio medio, un rischio alto 38 unità operative, che non è poco, perché dal rischio alto significa sofferenza sull'individuo e quindi rapporto medico competente, psichiatra o il danno. Poi, per quanto riguarda il ruolo dell'organizzazione dell'azienda all'interno di un presidio, abbiamo un rischio medio di 35 e un rischio alto di 4, quindi l'organizzazione sta in una posizione migliore. L'evoluzione della carriera, abbiamo un rischio medio 9 e un rischio alto 79. Questo è un dato che ci fa pensare a noi tecnici. Cioè un rischio è una criticità di natura organizzativa dove si può intervenire. Per un disagio dove si può intervenire. Ancora, autonomia decisionale e controllo. Rischio medio 61, rischio alto 44, quindi quasi uguali, diciamo. I rapporti interpersonali, rischio medio 17, rischio alto 3. E quindi quali sono le soluzioni che sono state suggerite, ma naturalmente anche dal nostro datore di lavoro? La relazione continua con la dottoressa Alessandra Origo, che è una SPP del mio servizio, ma che ha curato nei minimi in particolare questo lavoro molto diligentemente ed è l'artefice di tutto questo lavoro insieme a ciascun medico competente di cui qualcuno vedo in sala nella nostra azienda e facendo partecipare dirigenti delle direzioni sanitarie che dovevano presenziare all'acquisizione delle informazioni e
naturalmente gli RLS. Allora, buonasera a tutti, mi riaggancio all'ultima cosa detta dalla dottoressa Sardelli, semplicemente per evidenziare perché la scelta del contesto o del contesto nell'ambito della valutazione del rischio e non quella del contenuto, ad esempio. Sicuramente per i numeri, perché già dai primi ospedali, come potete vedere, come avete visto in precedenza, devo mettere gli occhiali perché se no non vedo, eccolo. Gli ospedali li avete visti, questi che sono stati presi in considerazione, già dai primi lavori si evidenziava fortemente quanto le criticità fossero contenute maggiormente nell'area del contesto lavorativo e non del contenuto. La spiegazione non è una spiegazione regionale limitata alla Regione Campania, sicuramente la Regione Campania e la sanità della Regione Campania evidenzia queste problematiche per fattori interni e peculiari alla nostra situazione sanitaria. Lo diceva la dottoressa Sardelli, tanti cambiamenti organizzativi, tante rivoluzioni organizzative, tanti cambi al vertice che non hanno consentito una programmazione a lunga scadenza. Ma la ragione fondamentale è che oggi, quando si parla di contenuto e di contesto, si parla di contesto fotografando la situazione che noi abbiamo trovato nei nostri ospedali. Si parla di contenuto in un'area che non appartiene oggi alla nostra sanità, ma appartiene all'e-commerce, e oggi quest'area è quella che viene individuata per gli studi sul contenuto del lavoro. Parliamo ovviamente del contenuto di lavoro di grosse aziende come Amazon, se voi avete seguito gli ultimi sviluppi che ci sono stati con l'invio anche degli ispettori di lavoro, a Amazon Italia, oggi contenuto del lavoro significa 80 notti di seguito, contenuto del lavoro significa 8 ore di lavoro messi di spalle con il proprio collega, perché la possibilità di parlare interrompe la capacità dell'operatore di prendere il pacco, fare 12 km e arrivare a posizionarlo. Oggi questo è il contenuto del lavoro e queste sono le criticità, per cui in confronto a quello del contenuto delle nostre aziende sanitarie, che sono sicuramente i turni di notte, che sono sicuramente il blocco del turnover, ma oggi il contenuto si caratterizza per un ritorno al passato che fortunatamente nella nostra azienda ancora non cogliamo, ma forse coglieranno quelli che verranno dopo di noi. Per cui ciò che oggi balza agli occhi molto più in maniera violenta rispetto al contenuto del lavoro è sicuramente il contesto. La nostra regione, la nostra azienda sanitaria fotografa in maniera, devo dire, perfetta quella che è la crisi del contesto aziendale, con l'allontanamento progressivo dei lavoratori dalla direzione strategica, con l'isolamento del lavoratore dalla direzione strategica, con la concezione di un lavoratore che non conosce la programmazione della propria azienda, gli obiettivi della propria azienda e quindi il suo ruolo all'interno di questa azienda. Questo è oggi il contesto del lavoro ed è quello, diciamo, che nella nostra azienda, la Napoli 1, in particolare negli ospedali che noi abbiamo analizzato, ci ha portato, diciamo, a questo studio, a questa ricerca che è stata poi, come ha detto la dottoressa Sardelli, diciamo, fatta propria dal direttore generale. Abbiamo avuto, diciamo, una fortuna, ecco, in questo percorso di evidenza delle criticità dei contesti organizzativi nella nostra azienda, una fortuna sfortuna. La sfortuna è stata quella che purtroppo in un nostro ospedale, nel Loreto Mare, sono successe delle cose abbastanza gravi che hanno portato all'invio da parte del Ministero della Salute degli ispettori, e questi ispettori hanno evidenziato nel nostro ospedale grossissime carenze dal punto di vista organizzativo. Queste grossissime carenze dal punto di vista organizzativo che avevano portato, diciamo, fino poi ad arrivare al decesso di un ragazzo che era stato ricoverato nel nostro presidio, ovviamente hanno anche fatto in modo che il nostro direttore generale avesse un occhio particolare per lo studio delle organizzazioni e quindi per lo studio dei contesti nell'ambito di una valutazione del rischio stress lavoro correlato. Questo è il cappello per, diciamo, spiegare per quale motivo la nostra ricerca si è orientata oggi sul contesto lavorativo e non sul contenuto lavorativo, che sono i due grandi indicatori oggettivi con cui cammina la valutazione preliminare del rischio stress lavoro correlato, ma che suppongo anche in altre aziende
non soltanto appunto del territorio campano, possa evidenziare in questo momento le stesse problematiche. I risultati del nostro lavoro sono stati già evidenziati dalla dottoressa Sardelli, io volevo evidenziare soltanto rapidamente le azioni correttive. Dunque, funzione e cultura organizzativa, ruolo nell'ambito dell'organizzazione, evoluzione della carriera, autonomia decisionale, rapporti interpersonali. Diciamo fare un focus specifico sulla prima area di intervento, che è quella della funzione e della cultura organizzativa, che ha un segno negativo in tutte le unità operative dei nostri presidi ospedalieri. E un segno negativo in tutti i nostri presidi ospedalieri significa praticamente che tutta la macchina della comunicazione, la comunicazione di programmazione, la comunicazione dell'organizzazione, la comunicazione del ruolo, la comunicazione in generale degli obiettivi sta attraversando un momento di grossa problematicità. Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione dei problemi e lo sviluppo personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi. L'ultimo ospedale che abbiamo valutato, l'ospedale Ascalesi, ha tutte le unità operative con funzione e cultura organizzativa livello di rischio alto. È un ospedale che ha subito un drastico cambiamento negli ultimi anni, e questo drastico cambiamento che ha riportato, diciamo, che ha messo in moto una riorganizzazione importante, come quella per esempio dell'eliminazione del pronto soccorso, che non è stata accompagnata in maniera altrettanto corretta dall'informazione ai lavoratori di quello che doveva diventare la Ascalesi. Per cui la sensazione che i lavoratori mi hanno riferito nell'ambito della valutazione, del momento della valutazione, noi ci sentiamo come in un limbo, nel senso cioè che abbiamo una collocazione lavorativa ma non sappiamo oggi questa collocazione lavorativa dove deve andare, cioè che cosa diventerà il nostro ospedale, quale sarà il ruolo del nostro ospedale nell'ambito dell'organizzazione sanitaria della nostra. È un po', non so se voi avete mai sentito ciò che è stato detto a proposito dei lavoratori della Fiat di Melfi, quando ci furono le interrogazioni, quando successe si accesero i riflettori sul contenuto del lavoro dei lavoratori della Fiat di Melfi, furono intervistate in particolare le donne, perché le donne erano quelle che maggiormente avevano a che fare con un altro elemento fondamentale dello stress lavoro correlato, che è quello dell'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, che è un focus che noi attraversiamo quando facciamo la valutazione. Le donne, le operaie della Fiat intervistate, della Fiat di Melfi intervistate, risposero: ci sentiamo come in un perenne cambio di fuso orario. Quindi il fuso orario per il contenuto e quindi per la mancanza e l'equilibrio della gestione tra vita privata e vita lavorativa. La Fiat di Melfi è partita con un modello organizzativo basato su 10 turni settimanali, stiamo parlando di contenuti che noi diciamo che forse, esatto, che forse diciamo prima degli anni 70, prima dello statuto dei lavoratori, stiamo diciamo parlando di cose che noi forse non abbiamo neanche conosciuto nel mondo del lavoro, perlomeno io quando sono entrata già le regole erano diverse, ecco. E quindi è uguale nel contesto è quello di dire ci sentiamo in un limbo, cioè non abbiamo idea, dicevano i lavoratori della Ascalesi, di quello che succederà nel nostro ospedale, dove andremo a finire, ci hanno tolto il pronto soccorso, come verremo riorganizzati, che cosa saremo, la domanda sull'identità lavorativa, che è un'identità che oggi sfugge in molte realtà lavorative, soprattutto nelle realtà lavorative che noi siamo andati diciamo, ad indagare con la valutazione dei contesti e del contesto lavorativo. Il ruolo nell'organizzazione io credevo che poteva essere un'altra area fondamentale nella valutazione del rischio stress lavoro correlato. Perché? Perché noi abbiamo anche diciamo, una mancata identificazione dei ruoli di responsabilità nella nostra azienda. Prima, i primari sono andati in pensione, non sono stati fatti nuovi primari, per cui abbiamo i facenti funzione. I facenti funzioni, non avendo un ruolo specifico di responsabilità, non sono in grado diciamo, di contrattare con il datore di lavoro, non sono in grado quindi di rispondere alle esigenze dei lavoratori. Questa mancanza di filo diretto, quindi questo ruolo spezzato, crea e sta creando sicuramente delle difficoltà che però poi, valutate complessivamente nel contesto ospedaliero, non hanno dato quell'evidenza di livello di rischio alto che io invece
prima della valutazione credevo. C'è invece un marcato scontento dei lavoratori rispetto all'evoluzione della carriera, non sappiamo, nessuno di noi sa più, c'è incertezza totale sul blocco della carriera, insufficienti promozioni, bassa retribuzione, insicurezza dell'impiego, eccetera. E autonomia decisionale invece è un livello di rischio molto presente nella nostra, con i nostri contesti ospedalieri, e non è per la mancata autonomia sullo svolgimento del lavoro, ma è sulla seconda area, e cioè sulla mancata partecipazione alle decisioni organizzative. Quindi abbiamo un'autonomia decisionale di controllo che si sposta sull'assenza di partecipazione alle decisioni aziendali, ecco che il lavoratore è fuori, è sempre più isolato, e isolato ovviamente è un lavoratore che diciamo, esprime disagio. E i rapporti interpersonali, i lavoratori e i contesti che esprimono disagio sono i contesti dove maggiormente si possono sviluppare i conflitti, e noi abbiamo aree e unità operative, soprattutto le unità operative dove mancata è la non connotazione del ruolo di responsabilità da parte del facente funzione, dove i conflitti sono all'ordine del giorno e non c'è nessuno in grado di poterli gestire. E niente, ovviamente ci sono tutte le azioni correttive su tutte le aree che abbiamo attraversato, della funzione organizzativa, sulla mancata diffusione. Pensate che con questo chiudo, perché sono tante le azioni correttive, ma penso che più o meno ognuno di noi, da noi nella nostra azienda, il contesto lavorativo degli ospedali è talmente in crisi che il personale dirigente e di comparto non conosce neanche più l'organigramma della nostra azienda. La prima domanda a cui si fa riferimento quando si analizza e si studia il contesto organizzativo: conoscete l'organigramma aziendale? La maggior parte dei lavoratori che hanno partecipato con me alla valutazione preliminare del rischio stress non conoscono neanche più l'organigramma aziendale e la struttura gerarchica dell'azienda a cui appartengono. E questo è l'isolamento che il lavoratore vive, il disagio che il lavoratore vive, che si sente isolato, ovviamente si sente solo, in contesti lavorativi caratterizzati dalla presenza di un livello di rischio stress lavoro correlato alto. Chiuderei, perché ne abbiamo parlato. Volevo chiudere con l'accordo europeo sul rischio stress, eccolo qua, perché ne abbiamo parlato, il dottore ne ha parlato prima. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per l'azienda, i lavoratori e la società nel suo insieme. È una rivoluzione culturale, cioè parlare, far comprendere l'importanza di valutazione del disagio lavorativo è sì sicuramente uno strumento metodologico fondamentale, ma è soprattutto una rivoluzione culturale. Grazie. Bene, grazie per l'interessante testimonianza dell'ASL di Napoli, e come avevo anticipato io suggerirei di fare degli interventi sulle domande sui precedenti interventi. Vabbè, comincio io, perché per quanto riguarda una domanda dell'avvocato Romola, si è parlato di disagio lavorativo e certo, è un vocione, quindi puoi rispondere. A mio parere sarebbe interessante fare comunque un appunto preliminare, che parlare di disagio non è sinonimo di psicopatologia, quindi di un disturbo psichiatrico. Il disagio lavorativo noi lo dobbiamo incasellare in una via intermedia tra uno stato di benessere e uno stato di patologia. Quando noi parliamo di disagio lavorativo non c'è in atto una tutela in ambito giuridico, quindi io non l'ho detto all'inizio, però sono responsabile da più di 15 anni a Messina anche dell'ambulatorio di disturbi dell'adattamento lavorativo. Quindi quando arrivano dei pazienti che
che lamentano delle problematiche, che c'è un disagio, che è una parola talmente elastica, è una zona grigia, ma non è una patologia come tale, perché significa che il lavoratore si pone nella situazione lavorativa, di chi sia la responsabilità è da vedere. Ora io domando, prima faccio la domanda a te, poi magari la vado a farla pure alla dottoressa, e nell'ambito di una situazione di disagio lavorativo io ritengo, ma lo chiedo, quale è in questo momento lo strumento andando da un avvocato, perché arrivano da me in seconda battuta, perché mandati dall'avvocato. Ora, il disagio a mio parere non concretizza nessuna situazione di danno alla salute, che noi poi chiamiamo come medici del lavoro il danno biologico. Quindi tutto ciò che concretizza, una volta che si pone l'illecito datoriale, la conseguenza può, ma non deve, può esserci un danno biologico. Viceversa, se c'è il danno biologico, non necessariamente ci deve essere un illecito datoriale. Ma il primo movens, ricordiamoci che è sempre l'illecito datoriale. Quindi diventa una situazione anomala questo dover andare a configurare una misura di danno di un disagio lavorativo, se non è un danno psichiatrico. Questa è una domanda, non so se è corretto quello che ho detto. Un'altra situazione, un'altra domanda che volevo porre alla dottoressa Sardelli, per quanto riguarda, intanto, no, forse era l'altra dottoressa, che praticamente il facente funzioni praticamente non ha una... Cioè io sono stata facente funzioni, oggi sono il direttore dell'UOC, ma realmente anche da facente funzioni se c'erano delle problematiche è una figura che praticamente percepisce una, diciamo, qualcosa in meno dal punto di vista economico. Ma... E quindi una responsabilità, guardate, il facente funzioni comunque viene configurato come una delega del datore di lavoro, quindi mi sembra strano che questa figura venga soltanto... Un attimo, sull'aspetto economico non stiamo discutendo, qui la figura del facente funzioni o del datore o del dirigente, l'ex primario, non esistono più i primari ovviamente, ma il direttore dell'UOC ha praticamente una delega dal datore di lavoro a tutti gli effetti, perché questo è insito nella norma, quindi automaticamente nel momento in cui sei facente funzione direttore diventi comunque, quindi mi sembra strano che ci sia questa forma di pensionatismo che insomma è... Sì, un attimo, perché c'era anche un'altra domanda per quanto riguarda le azioni correttive su quel problema, anzi no, scusate, c'è un'altra situazione che in alcune regioni, come ad esempio in Sicilia, visto che sono state fatte dei gruppi per la valutazione del rischio da stress e lavoro correlato, ci sono delle linee guida, io parlo dell'esperienza della mia regione, quindi le situazioni delle aziende ospedaliere dove è stata imposta questa costituzione di gruppo, essendo un'azienda ospedaliera ad alto rischio, in automatico viene imposta la valutazione in secondo step, non solo oggettivo ma anche soggettivo, quindi quindi non è più quel discorso dell'INAIL, se c'è la bandiera rossa si può, si deve, ecco, nelle altre aziende sì, però l'azienda ad alto rischio per un sillogismo, siccome il rischio è alto, automaticamente si passa alla valutazione soggettiva. Dico da noi, sì. No, le aziende ospedaliere sono aziende ad alto rischio, tanto è vero che anche per la struttura del servizio di prevenzione e protezione viene adottata la misura dell'alto rischio, anche tutte le varie formazioni, è un servizio importante perché ci sono delle, sì, infatti non può essere rivestito per esempio tutti i datori di lavoro perché sono aziende ad alto rischio. Posso dopo dare la risposta io a questo? Io ho cercato di rompere il ghiaccio, quindi vedete. Sì. Allora, prendo il discorso dei preposti, cioè del dirigente non nominato ufficialmente, quindi un facente funzione, la poca partecipazione che lei giustamente reclama, perché è un dirigente, comunque un articolo 2, e quindi c'è gli stessi compiti del datore di lavoro, le stesse responsabilità. Forse è un'organizzazione, diciamo, più attiva. Concordo un momento su quello che ha detto la collega, le faccio un esempio pratico. In questo momento, perciò
abbiamo fatto un caso molto eclatante, l'ASL Napoli 1, perché noi stiamo facendo nascere un ospedale che forse tutti della regione Campania conoscono, l'ospedale del mare. Allora c'è una, come dire, una fuoriuscita di personale che arriva dai vari ospedali, compresi questi che noi abbiamo analizzato, e viene, questo personale viene fagocitato, dirottato per far nascere questo ospedale grandissimo, il più grande ospedale del meridione, meraviglioso, stupendo, efficientissimo. Che cosa è successo? Che non sono stati però fatti i concorsi per i primari. Allora questo primario anziano dell'ospedale viene trasferito momentaneamente a questo nuovo ospedale, però è in attesa di concorso. Quindi questa confusione organizzativa nasce da una situazione in questo momento che forse probabilmente finirà fra 7-8 mesi, pare che abbiamo dei tempi entro il 30 giugno da parte del Presidente della Regione per poter un momento decidere l'organizzazione dell'ASL Napoli 1 anche come concorsi. Quindi il dato che riportava la collega, vissuto, diciamo, nel vissuto nel, è un dato, diciamo, che c'è una dietrologia momentanea di organizzazione. Per quanto riguarda la seconda domanda, aspetti, lei mi ha fatto la domanda sulla valutazione che di nuovo nella regione Sicilia considerano automaticamente passano alla gestione della valutazione autonoma. Quella a statuto speciale. È una regione che io conosco molto bene, perché io conosco anche molto bene la Messina. Allora, che trovo una città splendida. Allora, con tutti i messinesi. Tengo presente che il mio avvocato è un messinese, quindi per dire quanto amo la sua città. Allora, la situazione è questa. Certamente è un istituto speciale, però noi abbiamo, io forse non sono stata molto felice nell'esprimermi, noi abbiamo questa fase iniziale che vorrà assolutamente contemporaneamente l'attività del medico competente, cioè questo disagio, questa sofferenza, questo danno, questa prima fase di individuazione e valutazione, un rischio alto, un momento con gli indicatori e la metodologia che noi applichiamo, deve per forza venire, perché è un lavoro informatizzato, è un modello che noi applichiamo, che dà un dato col metodo che abbiamo in azienda. Quindi alto, medio e basso. Quando viene l'alto vuol dire che pericolo, ma lei me lo insegna. Quindi a questo punto gestiamo il problema sul discorso sanitario, che fa parte, è il nostro fratello. Noi siamo una delle poche aziende in Campania che vogliamo una collaborazione attiva del medico competente, e l'abbiamo, perché storicamente non è che c'è questo grande sposalizio, questa grande unione tra servizio prevenzione e protezione e medico competente. Fortunatamente in questa azienda si lavora bene, è presente nei quasi tutti i processi valutativi e il dato passa. Questa fase della gestione da parte del medico competente e dello psichiatra ancora non è avvenuta, perché abbiamo appena consegnato i dati e ci dobbiamo rincontrare con questo gruppo di lavoro per poter analizzare. Infatti pensavamo a gennaio di fare questa riunione per poter procedere alla seconda fase. Quindi concordo pienamente con lei su questo dato. Alessandro. Sì, allora per quello che riguarda domanda che ha fatto la dottoressa, io parto dall'esperienza che abbiamo sullo sportello salute e a Firenze, l'esperienza che scelgo il Concino Carpentiero ormai da quasi 10 anni abbiamo fatto. Allora la cosa più importante è quella, quando si rivolge qualcuno veramente a molte certe situazioni, di capire con precisione di che cosa si tratta. Che la dottoressa ha detto una cosa molto giusta, no? Ha detto disagio, ma cosa significa disagio? Ma se io fossi ipocrita risponderei no, c'è una norma questa volta del codice civile, l'articolo 2087, quale pone l'obbligo dell'imprenditore di adottare tutte quelle misure e quelle tecniche per salvaguardare, mi sembra l'articolo 2087 dice, l'integrità fisica e morale e la salute del lavoratore. Questa è una cosa.
Quando si parla appunto di disagio lavorativo, bisogna stare attenti perché spesso e volentieri ci sono delle situazioni che sicuramente sono illecite, ma che non c'entrano nulla con il disagio lavorativo. Ad esempio, il discorso del demansionamento, è vero, il demansionamento talvolta è un indice, è un evento sentinella, per usare un termine che ho sentito più volte, ma altre volte è un demansionamento, punto e basta. Un'altra cosa importante è quando il disagio lavorativo comporta un danno biologico, che qui bisogna stare molto attenti. Perché? Perché ci sono certe patologie che prevedono soltanto un risarcimento da parte dell'INAIL. Cioè io posso fare un tipo di lavoro che comporta un danno biologico, quindi un danno alla salute, però non viene nessun illecito da parte del datore di lavoro. So, faccio un esempio sciocco, ma tanto per capirsi. Se io per 40 anni ho fatto il facchino, che possa avere dei danni alla schiena, non significa necessariamente che il mio datore di lavoro abbia commesso degli illeciti. Ci sono altre volte, viceversa, che questa situazione si verifica. E qui si entra in un altro campo, ma ci vorrebbe forse un intero convegno, cioè sul fatto del nesso di causalità. Cosa si intende per nesso di causalità? Ora, anche qui non voglio annoiarvi con tutte le varie tesi o altre. Però un fatto importante è questo qui, e su questo spesso e volentieri, e qui devo dire colpa, ora non so se ci sono anche dei medici legali qui tra voi, ma la situazione di contrasto con medici legali è questo, che spesso si dice non esiste nesso di causalità. Perché? Perché ci sono le condizioni e anche gli stili di vita. Cioè spesso e volentieri si dice un lavoratore è malato, ma non solo perché ha fatto quel lavoro, ma ha fatto anche, so, a livello sportivo, a livello di alimentazione, perché fumavo altro, un qualcosa che ha concorso a creare appunto questa malattia. Ora su questo però devo dire che sia i giudici di merito, quindi i tribunali, le corti d'appello, soprattutto devo dire le corti d'appello, ma soprattutto tanti medici legali che non sono assolutamente adeguati, e anche questa è una battaglia che con Gino stiamo combattendo da anni, perché ci vorrebbe un albo apposito di medici legali che trattino questo tipo di patologie. Spesso e volentieri nei tribunali si vede il medico che semmai è bravissimo per quello che riguarda l'RC auto, ma quando si parla di disagio lavorativo, di mobbing o quant'altro, non sa manco di che si parla. Nonostante questo accetta l'incarico, non ha nemmeno l'umiltà di chiedere l'ausilio di psicologi, di medici del lavoro, di medici legali più esperti, fa degli arrosti e poi ce la vediamo noi e poi bisogna fare l'appello perché il giudice respinge la domanda e tutto questo. Dicevo, e qui finisco di rispondere, medici legali, ma anche certi magistrati, una volta tanto sono rimasti più indietro rispetto alla Cassazione, perché la Cassazione ormai da anni dice: se c'è una situazione di concauso di multifattorialità, se vi è stato un illecito datore di lavoro, questi ne risponde. E questo spesso e volentieri non l'abbiamo. Recentemente con Gino abbiamo avuto un paio di casi in cui si è detto, conclusioni del medico legale del CTU, poi riprese pari pari in maniera critica dal giudice. Siccome c'è una multifattorialità, l'INAIL non risponde, oppure per il danno differenziale il datore di lavoro non risponde. Quindi, cioè, la dottoressa Fenga ha toccato un punto che è uno dei problemi maggiori che ci troviamo di fronte quando si tratta di tutte queste varie situazioni. Per quanto riguarda la storia dei facenti a funzione, io la ricordo da 30-40 anni, ne ho 58 ma la ricordo da 40 anni. Avere un facente funzione ha un significato molto semplice. Avere una persona che spera di poter diventare primario e sa che non deve parlare. Quindi la posizione è di debolezza. Questo è uno. Sarò rapidissimo. Per quanto riguarda, l'ho visto io già con mio padre, l'ho visto già con... Gliele posso raccontare che si ripetono. Per quanto riguarda quanto ha detto l'avvocato, lei tocca un aspetto importante. Quello del disagio che talvolta può anche non essere collegato all'ambiente lavorativo. Però il lavoratore è lasciato da solo nell'azienda.
e dove va a capire se questo disagio che lui sente e che porta avanti per tutta la giornata, nell'ambito di tutte le 24 ore che le porta nella famiglia, le porta con gli amici, le porta con la solitudine che gradatamente, perché gira e rigira, parla sempre della stessa cosa, e a un certo punto quelli che gli stanno vicino e che gli vogliono bene, a un certo punto vedendo che non... questo parla sempre della stessa cosa e ti porta... Sì, ho capito. Qui può darsi che sia... Sì, ma per arrivare alla patologia c'è un passo precedente. E allora, dove vado io a vedere? Probabilmente, io mi scuso, non l'ho seguito per intero l'intervento suo, ma identificare delle zone di rischio, dire qui c'è un reparto, una divisione, un ufficio che ha un colore rosso come quelli per il pronto soccorso, può avere un significato, perché altrimenti sì, si va di qua, si va di là, ma tenga presente che il datore di lavoro è anche il datore di lavoro del medico competente, è anche il datore di lavoro del servizio di protezione, così. Allora, se vogliamo dirci... E poi per quanto riguarda la cosa, tenga presente che io personalmente sono stato riconosciuto affetto da mobbing, che non lo volevo, non l'ho chiesto, non l'ho assolutamente chiesto, con un in violazione di legge sono stato mandato non dal medico competente ma dal collegio medico, aspetti, che gliela spiego subito, esame obiettivo della mia patologia, mobbing syndrome limitatamente al presidio ospedaliero nel quale attualmente opera, che non l'ho chiesto. E esame obiettivo, il paziente riferisce che allo stato la sintomatologia è regredita, non c'è bisogno di nessun medico esterno, di nessun medico legale per capire cosa c'è. Chi mi ha cacciato fuori dagli ospedali attualmente è nel Friuli Venezia Giulia, è responsabile, presidente della commissione politiche sociali e salute. Uno, il direttore sanitario di quella che una volta era, che mi aspetti, attualmente è il direttore generale mio. Chi mi ha scritto che avevo la mobbing syndrome limitatamente al presidio ospedaliero nel quale attualmente opera, mi ha marchiato e mi ha ucciso. Vuole sapere chi è? È quello che poi dopo 15 anni su sentenza mi ha dovuto reintegrare, che io non avevo chiesto di voler essere reintegrato. Allora, c'è tutta una... è bello qui parlare, è ottimo, però ci sono degli impegni che tutto sommato possono portare a qualche cosa. Io sono dovuto andare fuori, non sono dovuto andare dal medico competente perché le ho prese le altre, quindi devo andare da qualche avvocato fuori. Scusa, se è possibile intervenire. Era una cosa su lui, rapidamente. Diciamo in questa area buia che lui dice, quella che diciamo, viene prima dell'eventuale nesso di casualità, ricerca delle scoperte del nesso di casualità, c'è quella dell'isolamento che io dicevo prima. Nelle aziende ci dovrebbe essere un referente per l'ascolto del disagio lavorativo laddove presente. Non si sa chi è questo referente, nonostante l'81 indichi chiaramente le figure chiave per l'ascolto del disagio, i lavoratori non sanno chi è il referente per l'ascolto del disagio, per cui il lavoratore che ha problemi di disagio continua ad avere problemi di disagio. Questo dovrebbe esserci anche nel privato. Di passare, passiamo l'intervento, cioè la dottoressa Cammirati, così riprendiamo dal segretario generale, no, è in sostituzione del segretario generale CISL. Di articoli, di comma, e molte volte non si sa dove poi andare a stringere il tema, e soprattutto c'è bisogno di un'operatività anche della legge regionale, di un'opportuna declinazione e anche una radicalizzazione della normativa regionale. Cosa può fare il sindacato in tutto questo? Cosa c'entriamo noi in tutto questo oggi? La CISL della Campania il 2 maggio scorso ha sottoscritto un protocollo welfare, noi nel nostro welfare, dove parlava prima la dottoressa Sardelli di sentinelle, mi si è accesa la lampadina perché noi nel nostro protocollo abbiamo parlato proprio di sentinelle del bisogno.
La CISL ha aperto degli sportelli, delle porte di accesso ai cittadini, a tutti i cittadini, su diverse tematiche. Il tema della disabilità, il tema dell'inserimento lavorativo, e tra questi c'è lo sportello di ascolto per il disagio lavorativo. Ringraziamo il dottor Nolfe, che veramente ci ha aiutato in un modo esemplare, e ha acceso in tutti noi delle lampadine importanti. E mi dispiace che la sala oggi non sia molto piena, perché la tematica è di assoluto interesse. Quando noi abbiamo inaugurato lo sportello di ascolto per il disagio lavorativo, c'era una sala molto piena con tutte le categorie, quindi con tutti i settori del pubblico e del privato che hanno partecipato con interesse all'inaugurazione di questo sportello. Che cosa abbiamo fatto? Degli operatori, delle persone con competenze di merito, hanno dato la loro disponibilità gratuita ad ascoltare i primi bisogni, quindi a fare una prima accoglienza della persona, per poi rimandarla nelle dovute sedi. Noi forniamo anche una prima assistenza legale totalmente gratuita a queste persone. La cosa importante è questa: guardate, inizialmente le persone, prima di rivolgersi alle persone competenti, sono venute direttamente da me, lì c'è anche Anna Letizia che saluto, e quello che mi ha meravigliato è stata, lo diceva prima il Signore, la profonda solitudine di queste persone. Loro venivano da noi e ci dicevano: ma secondo voi io ho un disagio lavorativo? Posso lamentare una... Loro non sanno a chi rivolgersi, e non sapete il bene che ha fatto questo sportello di ascolto, perché dal 2 maggio ad oggi un po' di persone sono venute anche al centro, ma tante sono venute da noi dai diversi settori, qui si parlava di ospedali, di sanità, ma vi posso garantire che sono venute delle professionalità che magari uno neanche si aspetta, e dei disagi così gravi che poi si portano nella quotidianità, nella famiglia, e quindi c'è bisogno di individuare i posti dove queste persone possono rivolgersi, ma anche sul territorio, avere dei centri di riferimento come quello rappresentato qui dal dottor Gianni Nolfe. Vanno valorizzati, la politica deve fare seria attenzione a tutto questo, e anche il sindacato. Noi è un settore che ci interessa particolarmente, perché non c'è solo la tutela del posto di lavoro, ma la tutela di come si lavora, di come si sta sul posto di lavoro, e tutti i settori sono interessati. È nostra intenzione, e spero che lo facciamo presto, anche fare proprio un'analisi dei contesti lavorativi, fare delle indagini anche a tappeto, approfittando anche del fatto che noi siamo divisi in categorie e seguiamo tutti i settori, anche settore per settore. Perché non fare un'indagine dei diversi settori, dello stato di benessere, dello stato organizzativo dei diversi settori? Quindi ecco, noi vi ascoltavamo prima e dicevo: ma cosa c'entriamo, cosa possiamo fare? Sicuramente è attirare l'attenzione, un'attenzione concreta, perché di parole se ne dicono tanti, è facile fare un momento, no, tutti insieme, dove noi siamo usciti subito, no, dopo la legge regionale, l'abbiamo accolta, però ripeto, c'è bisogno di una sintesi normativa, perché anch'io vengo da studi di giurisprudenza, quindi di norma, di comma, anch'io avrei potuto citare, ma credo che non ce ne sia più bisogno. C'è bisogno di un'operatività e di una capillarità territoriale seria, seria, e tengo a marcare la serietà di queste iniziative, perché abbiamo a che fare con delle persone, e avendo ascoltato con competenze che non ho, sinceramente non ho le competenze mediche vostre, però vi dico che ascoltare determinati disagi e sentirmi chiedere "il mio è un disagio, per me è grave", e soprattutto verificare quella situazione di solitudine che arriva a delle manifestazioni veramente esasperate, dove c'è anche la voglia di non vivere più. Purtroppo da me è arrivato anche questo, e sinceramente io mi sono sentita un attimo impotente, e quindi credo che noi sindacato possiamo fare qualcosa. Grazie. E a lei, grazie. Passiamo allora alla dottoressa Buonomo, responsabile mobbing e stalking della UIL Campania. Allora, io penso che l'intervento del signore
precedentemente sarebbe stato molto utile stamattina la presenza del consigliere Marciano che ha licenziato la legge. Perché? Abbiamo parlato di norma fino adesso, lo diceva la mia collega della CISL, che probabilmente noi nel chiederci qual era il ruolo che potevamo assurgere oggi qui, ci siamo dati come risposta un'attenzione maggiore sui territori attraverso le categorie, attraverso le nostre rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, per cercare di capire come prevenire tutto quello di cui oggi abbiamo discusso. E voi siete entrati molto nei particolari rispetto ad un'analisi che avete fatta e mi ha stupito, ma vi rendo conto che il fatto che per la prima volta, una delle prime volte, un direttore generale abbia chiesto che venisse fatta un'indagine di questo genere, così come si salutava con eccessivo successo la presenza di una legge regionale, io dico no, il problema che noi abbiamo in questa regione, probabilmente in questo sistema paese, è proprio che ancora ci stupiamo di cose che invece dovrebbero essere naturali, di cose che dovrebbero essere ovvie. In tutti i luoghi di lavoro si dovrebbe fare un'analisi del genere per cercare di prevenire il mobbing e il disagio lavorativo attraverso una effettiva gestione dei conflitti che normalmente si possono presentare sul luogo del lavoro quando non c'è quella che è l'organizzazione del lavoro e quando non c'è una corretta leadership. Perché poi noi abbiamo parlato di quello che è stato il monitoraggio, ci avete dato dei dati significativi, importanti per quanto riguarda la funzione della cultura organizzativa, che aveva sempre un segno positivo, negativo, quindi il che vuol dire che è molto incentrato nell'incapacità del datore di lavoro, che sia il facente funzione o che sia il dirigente, che sia insomma il funzionario, ad avere e ad esercitare una corretta leadership. Perché poi molto spesso noi incorriamo in un problema, io credo in tutti i luoghi di lavoro, non solo nelle ASL, penso alla regione, a quelli che sono gli uffici della regione in particolare, dove molto spesso vengono allocati come se fossero veramente degli oggetti, non delle risorse umane, molti dipendenti che provengono dalle ex province o da varie altre amministrazioni, enti dismessi, e che aspettano per esempio un anno, se non di più, per avere una postazione informatica. Voglio dire, se non è disagio lavorativo questo, se non è stress che si ripercuote nella vita di tutti i giorni, con la famiglia, con le amicizie e con ogni atto della vita quotidiana, cosa può essere disagio lavorativo? E siccome c'è un codice, no, nella nostra forma mentis, probabilmente la prima cosa che ci chiediamo nell'interloquire con una persona è che lavoro fai, di che cosa ti occupi. Questo vuol dire che il lavoro che qualifica, determina, ci fa concentrare sulle qualità, le peculiarità del nostro interlocutore, è di fondamentale importanza, e laddove c'è un disagio c'è un problema sostanziale, non solo nel luogo del lavoro ma anche all'esterno. E che cosa succede in questi luoghi? Succede, io lo dico per l'esperienza dello sportello, per quelle che sono le persone che, non potendosi rivolgersi all'interno del proprio luogo di lavoro, chiaramente vanno all'esterno e si rivolgono agli sportelli sindacali. Gli sportelli sindacali che gestiscono il mobbing, lo stalking e tutte le violenze in generale, e che quindi nello specifico cercano di assistere e di capire innanzitutto se si tratta di mobbing così come previsto dalla legge, e quindi la presenza di prove, le testimonianze, che si sia ripetuto nel tempo e tutta una serie di caratteristiche che ha il mobbing. Di fatto però quel lavoratore ha un disagio, altrimenti non sarebbe venuto a raccontarlo ad uno sportello esterno. Di sicuro su quel luogo di lavoro c'è un problema. È chiaro che è molto difficile, non essendo lì in quel momento, capire se si tratta di una scaramuccia sul luogo di lavoro o si tratta effettivamente di un conflitto. Però è molto ricorrente che il problema sia la gestione dei conflitti da parte di chi dovrebbe avere la leadership, perché molto spesso i responsabili a tutti i livelli arrivano ad un livello di importanza, di direzione politica gestionale del luogo in cui lavorano, inverosimilmente senza avere la competenza della leadership. Quindi hanno competenze tecniche, competenze pratiche, hanno tutti i titoli per avere magari quel ruolo. Diciamo che dovrebbe essere così, Giovanni, no? Va bene, hanno tutte le caratteristiche formali per avere quel ruolo, ma non hanno quello essenziale, che è la leadership. Se c'è un conflitto tra i colleghi, dettato da una qualsiasi motivazione,
La prima cosa che viene fuori da chi è oggetto di, chi si sente mobbizzato, chi si sente di vivere un disagio lavorativo, è esattamente il fatto di non riuscire a gestire più i rapporti con i propri colleghi e quindi di dare la colpa al datore di lavoro che probabilmente non sa gestire quel conflitto o non riesce a gestirlo. Allora, è vero che una legge regionale è utile e può servire istituendo una cabina di regia, però io penso che prima della legge regionale sarebbe stato utile mettere a sistema una serie di esperienze e una serie di interlocuzioni con chi poi è, come diceva la mia collega, una sentinella sul territorio e sul luogo di lavoro. Probabilmente attraverso quel sistema saremmo potuti arrivare ad una legge che metteva all'interno questa cosa fondamentale, che è la necessità di trasmettere, insegnare, se volete dire tra virgolette, a chi deve avere la leadership la capacità di gestire i conflitti e di lavorare in gruppo, che è una cosa che probabilmente manca in diversi luoghi. Allora, se noi dal punto di vista sindacale facciamo la nostra parte così come deve essere, non solo a tutela del lavoratore, perché noi chiaramente, come diceva la mia collega, non tuteliamo solo il lavoratore iscritto al sindacato, ma abbiamo degli sportelli aperti a tutti e quindi chi vuole rivolgersi a questi sportelli può farlo tranquillamente. Per cui già non ghettizziamo il soggetto che si rivolge a noi. È pur vero però che nell'individuazione di una legge è necessario capire l'applicazione della stessa, cioè nell'immediatezza temporale che cosa ci dobbiamo prefissare per cercare di ottenere il risultato, cosa che chiaramente in questo momento specifico non c'è. E quindi noi a quello saremo interessati, a capire in questa cabina di regia, in questo osservatorio, che parte ha poi l'azione sindacale e quella che è l'azione che il sindacato svolge sui territori e sui luoghi di lavoro da sempre. A me viene in mente uno dei casi ultimi che si è rivolto al mio sportello, di una impiegata della regione che lamentava giustamente la non possibilità di lavorare perché non aveva la sedia e perché tutte le volte che si rivolgeva, sembrerà una stupidaggine, invece è proprio quello che succede molto di frequente, tutte le volte che si rivolgeva al proprio superiore gerarchico, diciamo così, o ai propri colleghi, lui giustamente rispondeva: ma io che ci posso fare, se tu vieni da un'altra amministrazione, qua non abbiamo lo spazio, non ti posso far fare niente, lo so che hai le competenze, però purtroppo io lo devo far fare alla tua collega che sta qui da prima, perché lei aveva la casella, nella casella ci sta lei e tu non puoi farlo. Allora, bene la legge regionale, cerchiamo di capire che cosa abbiamo all'interno, prima del pubblico impiego, prima di tutti gli enti pubblici, poi anche dei datori di lavoro privati, perché è molto più di frequente, almeno questa è l'esperienza che ho io dagli sportelli, che si rivolgono per questi casi di gestione di conflitto, per questo disagio lavorativo, i lavoratori del pubblico impiego, i lavoratori degli enti pubblici, delle amministrazioni, piuttosto che i lavoratori del privato, probabilmente perché ci sono, c'è un investimento diverso se è una grande azienda nella formazione, perché è importante formare i dipendenti al lavoro di gruppo, alla gestione dei conflitti, perché è importante formare i dirigenti a gestire il lavoro e l'organizzazione del lavoro, perché senza questo non credo sia possibile né attuare una legge regionale né percorrere la strada di un reato perseguibile attraverso invece una legge nazionale, anche perché noi abbiamo avuto una grande esperienza rispetto alle leggi nazionali, pensiamo a quello che è accaduto sullo stalking e quanto abbiamo dovuto praticamente patire per far comprendere che la norma era inesatta e non era giusta, ed è stata una battaglia sindacale appoggiata anche da parti politiche trasversalmente, come si diceva prima. Però se all'interno delle nostre piccole realtà, dove facciamo le analisi, dove riusciamo a individuare quali sono i disagi, quali sono le preoccupazioni, non riusciamo ad incidere prima che venga licenziata una legge, diventa difficile pensare poi così tanto lontano all'ipotesi di andare oltre. Benissimo, grazie per il suo contributo e passo il microfono al dottor Marraccini, direttore Spresal dell'ASL di Cagliari. Mi associo ovviamente ai ringraziamenti a Gianni per questa organizzazione. Nel momento in cui c'è un cambiamento è sempre un fattore di stress.
inevitabile. Ci sono proprio elencati nei testi, basta poco per vivere uno stress. Quando il cambiamento è complesso e articolato e quando il futuro è incerto, lo stress diventa prolungato. Soprattutto per chi come noi proviene da una cultura cristiana, cioè c'è il peccato, c'è la redenzione e c'è la salvezza, che poi è stato diversamente mutuato anche in medicina, c'è la malattia, la sofferenza, ma c'è anche la diagnosi, la cura e la guarigione. In analisi, nevrosi, analisi, guarigione. La scienza ha fatto più o meno lo stesso, perché c'è l'ignoranza, la ricerca e il progresso. Lo schema è sempre lo stesso che si ripete. Tradotto nella sua sintesi più importante, il futuro è bello, il futuro è salute, è guarigione, è salvezza. Quindi siamo stati educati, perché la cultura che ci pervade, la cultura cristiana, siamo abituati che il futuro sarà bello. Nel momento in cui il futuro è incerto, e noi sappiamo per esperienza che quando ci sono, come vengono chiamate, razionalizzazioni nelle imprese, il futuro è doloroso. Quando il futuro diventa una minaccia, tutti quanti siamo preoccupati del futuro, anzi, il futuro ci fa paura e vorremmo rimanere nelle poche certezze, magari scomode, che però abbiamo. Anche noi in Sardegna siamo in mezzo a una importante rivoluzione, perché siamo passati da 8 ASL, 2 aziende ospedaliere universitarie e un ospedale ad alta specializzazione, siamo passati ad un'unica azienda che prende tutta la regione, e noi abbiamo, particolarmente noi come la Sicilia, abbiamo confini certi, non abbiamo scambi di ASL con altre regioni, perché sì, qualcuno, ma numericamente è molto limitato ovviamente. E quindi questa nuova realtà che si sta venendo a creare è una realtà di importanti cambiamenti, con, non si chiama chiusura di ospedali, ma si chiama riorganizzazione ospedaliera, reparti che vengono accorpati. Noi stessi, io dirigo lo Spresa di Cagliari, prima c'era l'Otto Spresa, adesso ce ne saranno 4, uno per la Sardegna settentrionale, centrale, una meridionale, e quello di Cagliari, che è quello più grosso ovviamente, è stato, grazie a Dio, tenuto fuori dagli accorpamenti, ma il che vuol dire che tutta è una grande evoluzione. Il che vuol dire anche che quell'incertezza che si diceva prima dell'organigramma, non si sa più esattamente chi fa che cosa, però abbastanza, ma un po' di incertezza regna sempre. Poi la politica ha voluto fare la sede della direzione generale a Sassari e quindi ha complicato ulteriormente. Infatti circa un anno fa, e faccio un passo indietro, durante un convegno che avevo organizzato con gli amici di Aiver a Cagliari, avevamo ottenuto alcuni passi importanti. Primo, dal direttore generale dell'assessorato era stata consegnata una proposta di legge sul disagio in ambito lavorativo, ben strutturata, ma lì si teneva conto di 8 ASL, adesso diventa 1 e quindi non è più attuale. In più, diciamo che l'assessore non aveva come priorità questa legge in questo momento, e quindi è un po' lì. Ma siccome io da buon santo sono testardissimo, quindi vuol dire che la ripresenterò in qualche modo. In più, in quell'occasione, una cosa interessante, avevamo coinvolto gli altri ordini professionali e quindi avevamo fatto un protocollo di intesa, dove all'interno del protocollo di intesa erano stati coinvolti gli avvocati, gli ingegneri, la rete delle professioni sanitarie, quindi i tecnici della prevenzione, l'ordine degli psicologi, ovviamente l'ordine dei medici, e penso di non averne dimenticato nessuno. Abbiamo fatto questo protocollo di intesa complesso, dove c'erano tutti quanti, affinché il problema del disagio in ambito lavorativo, con le sue sfaccettature, fosse finalmente visto insieme, laddove ci fosse più chiarezza di
torniamo a chi fa che cosa vuole l'avvocato per poter esercitare la sua azione, cosa deve fare l'ingegnere o colui che svolge l'incarico di RSPP, il medico competente, quali sono i limiti e i confini, insomma, ognuno aveva il suo abito di scena, diciamo così, quindi il suo ruolo dove era ben delimitato e ben definito. Il cambiamento ha rallentato ovviamente la procedura, perché si sono persi un pochettino i punti di riferimento, ma il fatto che sia stato rallentato non vuol dire che sia stato fermato. Intanto devo il nostro direttore generale, dottor Moirano, che è venuto da fuori, e noi sardi quando le persone vengono da fuori in genere sono conquistatori, invasori, non li amiamo tantissimo, però lui si è dimostrato veramente una persona straordinaria. Con tutti i pregiudizi che avevo quando l'ho conosciuto, me li ha sciolti tutti quanti. Innanzitutto la prima cosa che ha fatto ha delegato gli incarichi, ovviamente, ma sin qua. Poi è stato istituito con delibera un gruppo di lavoro per l'analisi e gestione del rischio stress lavoro correlato all'interno di tutta l'ATS, tutta l'azienda. In questo gruppo, molto una pattuglia, quasi manipolo, partecipa il direttore del servizio prevenzione e protezione della regione, un medico del lavoro dell'azienda ospedaliera universitaria che è anche presidente della società di medicina del lavoro sezione Sardegna, uno psicologo, io in quanto direttore anche del centro per la prevenzione delle psicopatologie del lavoro dell'ASL di Cagliari, che è dentro lo Spresa. Questo gruppo di lavoro abbiamo fatto una proposta di un sistema di analisi che è stato deliberato e adesso abbiamo cominciato ad avviare. Per darvi un'idea, verranno coinvolte circa 20-22 mila persone, cioè tutti gli operatori sanitari della Sardegna riceveranno una lettera o poi verranno convocati dal medico competente o in quell'occasione o comunque via mail, c'è un sistema che sta studiando all'Università di Sassari affinché ognuno possa essere contattato e possa compilare un questionario che abbiamo cercato di contenere al minimo. In più, il gruppo di lavoro dovrà gestire tutta la mole di dati della valutazione oggettiva, cioè richiesta di trasferimenti, ricorsi contro il medico competente, le assenze per malattia, certificazioni di patologie psichiatriche, questo lo vede ovviamente il medico competente divise per unità operativa, procedimenti disciplinari sempre per unità operativa, segnalazioni di conflitto e altro. Alla luce di questo ci saranno due chiarimenti. Uno, qual è un livello di sufficienza delle varie strutture operative, quindi un punto di riferimento.